mai visto in vita mia. Io sono andato qua e non ho mai visto una cosa del genere. Da lontano sembra una città. Quando l'obiettivo della telecamera si avvicina, appare un enorme accampamento, un campeggio illegale nel cuore della Tuscia. Allontanati dalle campagne di Valentano, i partecipanti al raid si stanno muovendo, tentando di accamparsi, verso altre località della Tuscia. Le forze dell'ordine monitorano e proprio durante un controllo è stato arrestato un latitante albanese condannato nel suo paese per rapina e furto a 8 anni e ricercato da 5. Un altro albanese è invece stato fermato 2 giorni fa a Chiusi, Siena, mentre, lo ha ammesso lui stesso, portava al raduno 700 grammi tra cocaina, marijuana e hashish. Uno dei problemi è quello degli adolescenti e dei ragazzini che cominciano a drogarsi senza avere nessun tipo di informazioni. Sì. Io andavo comunque rave e nei rave ci sono molte droghe sintetiche e questa ragazza è morta durante un rave perché aveva fatto uso di chetamina e poi aveva fatto uso di eroina, che sono praticamente i 2 anestetici più potenti che ci possono essere. E quindi poi collassi. Il cuore si ferma. Quindi a 12 anni le prime canne, poi? Poi ai 14 le prime feste, sì, ai rave party. E lì, dai, diciamo che non mi facevo mancare nulla, ho usato di tutto e di più. Speed, ketamina, LSD, MD, di tutto, tutto quello che non mi bastava mai. Io ho incominciato a 12 anni con le canne. Il mio compleanno dei 13 anni mi ricordo ancora che una ragazza con cui uscivo, proprio era una mia amica, mi portò a ballare in questa discoteca a Pisa e quel giorno lì lei mi ha passato questo bicchiere da bere e mi ha detto dai tieni e mi ha infilato in bocca 2 pastiglie. A Roma c'è un'associazione che si chiama ANGLAD e si occupa di aiutare tossicodipendenti e famiglie in un percorso di riabilitazione in collaborazione con la comunità di San Patrignano. Il responsabile si chiama Paolo De Laura. L'ANGLAD, l'acronimo, sottende per Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga. È un centro per il trattamento delle dipendenze patologiche, alcol, gioco, droga, internet, e da 25 anni accoglienza per la comunità di San Patrignano su Roma e Lazio, per il fatto che io stesso, che di anni ne ho 63, per 20 anni ho avuto problemi di droga, di gioco e di alcol, e quei miei ventennali problemi me li andai a rivedere a San Patrignano all'epoca che c'era Vincenzo Muccioli. Cioè sei stato anche tu a San Patrignano? Sono stato anch'io a San Patrignano. Vincenzo se lo portò via un cancro nel 95, sì, avendo saputo che pochi mesi prima io avevo aperto questo centro su Roma, prima di morire mi chiese se mi fosse andato di rappresentarli e siamo per questa accoglienza di San Patrignano. Questo è il manifesto di un raver, chiaramente evoluto, ve lo posso leggere velocissimamente. Allora, non siamo criminali, non siamo disillusi, non siamo dipendenti dalla droga, non siamo dei bambini inconsapevoli, siamo tutti uguali, non solo per l'oscurità e per noi stessi, ma per la vera musica che batte dentro di noi e passa attraverso le nostre anime. Noi siamo tutti uguali. Io ho visto gente abbracciata alle casse. Sotto cassa tutto passa. Sotto cassa tutto passa, voilà. E intorno ai 35 Hz possiamo sentire la mano di un Dio sul nostro dorso che ci spinge avanti, ci spinge a spingere noi stessi, a rinforzare il nostro pensiero, il nostro corpo e il nostro spirito, ci spinge a girarsi verso la persona vicino a noi per stringere le mani e sollevarle. Questa cosa a me fa venire i brividi, questa che ci spinge a girarci verso la persona vicina a noi per stringere le mani e sollevarle. Perché io mi ricordo quando mi facevo di metetrina o di anfetamina o anche di eroina, che avevo quell'affettività, quella chimica, quella che mi spingeva a stringere mio figlio forte, 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 o comunque a toccare la persona. Perché danno anche questo le sostanze. Ma ricordate, la musica non si fermerà mai, il battito del cuore non si spegnerà mai, il party non si fermerà mai. Sono un raver e questo è il mio manifesto. Ne volevo parlare 2 minuti. Voi, de facto, appartenete a questo mondo ancora.
e la bestia è dura a morire. Voi parlate dei rave, lui vi capisce, a me mi si addrizzano i capelli, perché cioè, la signora c'ha uno sguardo quando si parlava del rave, cioè, noi siamo allibiti, c'è un figlio che va a un rave tutta la notte, si spacca. Tre notti. L'igiene, però vogliamo parlare dell'igiene oltre che della droga? Ma a me mia figlia quando mi ha detto io vado all'after, ma che è l'after? L'after è la mattina. La mattina, a me quando me l'ha spiegato, cioè... Continua di mattina. Per continuare a drogarsi dopo, o sì, bere, o certo. Che... Ma un genitore che è normale, che va a lavoro la mattina, sa che è l'after. Tu quando vai all'after, io vado al lavoro. Un genitore non vuole questo per un figlio. Una moglie non vuole questo per un marito. Quando uno vi domanda perché stai qua, perché sto stanco, perché ne faccio più, perché quando invece, ed è questo che è difficilissimo da spiegare alle vostre famiglie, non è questa la ragione. Vogliamo solo riprendere le nostre vite in mano. Tu sei libero di fare di te o carne di porco, oppure continuare il ciclo della tua esistenza finalmente risentendo l'odore dell'anima tua e quella delle anime dell'altro. Simone ha 22 anni ed ha avuto fino a poche settimane fa un serio problema con la dipendenza da cocaina. Insieme alla sua famiglia ha deciso di rivolgersi all'Associazione Angla di Roma per iniziare un percorso che porti al possibile ingresso nella comunità di San Patrignano. Comunque poi c'è una vita davanti, tutta una vita intera. Dove vai diventare zia? Quella vera. Quando hai cominciato ad avere problemi con la droga? Allora, i problemi miei con la droga sono cominciati sugli 11 anni fa. Le prime cannette, le prime cose. Poi dopo... Quando avevi? Quanti anni? 12 anni. Poi ai 14 ho iniziato con la cocaina, di cui poi non ho smesso mai più. E nell'arco di tempo dai 15 ai 16 ho preso anche metanfetamine, MDMA, tutte quelle cose lì. E a casa quando è che hanno cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava in te? A casa l'hanno cominciato a capire quando ho cominciato a fare uso di crack, più che altro, a fumarla, che proprio non ero in me, non avevo più un senso di vita, insomma, a parlare con i miei nonni, a parlare con loro. Questa richiesta di entrare in comunità, perché? La cosa non è partita da me, subito, lì per lì. È stato mio fratello, ho preso un calcio forte, molto forte. E mentre lo facevo, mi ha detto guardati allo specchio mentre lo fai. E con te come hanno fatto a convincerti? Con me, mio fratello mi ha trovato al bagno mentre me la fumavo. E niente, mi ha detto guardati allo specchio e fuma. E lì non gliel'ho fatto. Certo, dopo la sera ho continuato, però lì davanti a lui non ce l'ho fatta. Il fratello di Simone si chiama Alessio e fa il panettiere. Poche settimane fa è entrato in camera di Simone e lo ha sorpreso mentre fumava crack, un ricavato chimico della cocaina che si assume attraverso inalazione. Come si fa a aiutare un fratello? Come si fa? Lo metti davanti allo specchio e gli fai capire quanto fa schifo. Quando ha capito com'era, che non riusciva nemmeno a guardarsi allo specchio, secondo me lì è scattata una certa lampadina e ha detto devo fare qualcosa per me stesso. Il crack diventa ancora più pesante, no? Sì, per fortuna l'ho usato solo 3 mesi. L'ho capito subito, ho toccato subito il fondo. Toccato proprio. Che effetto si fa il crack? Guarda, rispetto alla cocaina inalata? Dura un terzo dell'effetto della cocaina, di tempistica, nel senso dura mezz'ora. Voglio riprendermi io, il Simone che c'era 14 anni fa. Simone che c'era 14 anni fa? Tu non scordi proprio di qui altro. Anzi, sarebbe un problema se ritornassi a essere il Simone 14 anni fa. Che entrare in comunità non significa che chiudi le porte alla vita, un buco nero e si riapre dopo che esci dalla comunità. Tu continui il tuo percorso di vita avendoci l'incommensurabile fortuna di poterti prendere 3-4 anni per riflettere sui casi della vita tua, non per ritornare a essere quello che eri a 14 anni. Tu che tipo eri quando eri a San Patrignano?
Io, capirei, io sono entrato nell'87 e sono scappato, sono rientrato nell'89 e sono scappato, alla fine dopo un anno dopo circa che sono stato ferito in un conflitto a fuoco dalla squadra mobile, sono stato preso al collo, allora a quel punto mi sono deciso di ribussare la porta di Vincenzo, e il quale dopo avermi lungamente tenuto fuori in attesa poi mi ha fatto rientrare. Quindi la cocaina è diventata una presenza costante? Eh sì. Sempre insieme ai tuoi amici o anche da solo? Allora, all'inizio ero con i miei amici, anche venduta per procurarmi dei soldi, per la cocaina gratis. Poi dopo è stato un po'... Cioè l'hai venduta anche tu? Sì, per un po' di tempo sì. Però attraverso sempre amicizia, non proprio, non eri un pusher. No, nel senso andavo a ballare, venivo qui le cosette per mettere un po' di soldi per piamme la parte mia, insomma. Cioè. Io offrivo sempre, poi dopo loro non offrivano mai, quindi è diventata una cosa solista, insomma. Cioè? Da solo? A casa facevo da solo e stavo bene da solo, insomma, sempre da solo. Ma farsi la cocaina da solo a casa che senso ha? Cioè? Bella domanda. Nel senso che uno si immagina che la cocaina sia una droga per fare festa, no? No. Ma forse non è così. Non è così, la cocaina non è una droga per farsi festa, è una droga per non sentire la cosa del giorno, non te va di isolarti. Io la usavo come isolamento. Ogni tanto non venite alle riunioni dei genitori, ma voi dovreste avere gli sguardi delle vostre mogli, delle vostre fidanzate, dei vostri padri, delle vostre madri. Loro stanno messi molto peggio di voi, molto, molto, molto. In famiglia sei stato il primo a reagire? Sì. Prima tu, poi che hai fatto? Hai detto ai tuoi poi genitori? Poi ho preso tutti quanti e gli ho detto facciamo qualcosa, o se no non è aria qua, perché questo si rovina, uno, e due rovina a tutti quanti che gli stanno intorno. Sono andato a fare un po' di ricerche, un po' di cose su come portarlo da qualche parte, eccetera. Poi tramite un amico, che lui ha il fratello lì, al San Patrignano, e mi ha detto, guarda, informati, c'è sto posto che gli fanno un trattamento, insomma, sta lì. E mio fratello, so, 3 anni che sta lì, sta bene, si allena e tutto quanto. Dico, vabbè, proviamo. Ma come l'avete convinto? Subito? Per me o andava lì o andava via di casa. Eccola, come se fosse una foto. Se lei potesse tornare indietro, cosa farebbe con Simone? Beh, sicuramente, sapendo quello che so adesso, tante cose le cambierei, sicuro. Ho sbagliato determinate cose perché forse ho pensato più all'aspetto... Non lo so veramente, sinceramente non lo so, adesso come adesso non lo so, forse fra un po' di tempo, perché devo mettere a fuoco un po' di cose, ancora pure io, mi servirà un po' d'aiuto anche a me. Ma cosa stava dicendo, ha sbagliato più nell'aspetto? Forse ho pensato più come crescerli che poi singolarmente uno a uno, specialmente con lui, perché pensavo che era quello che forse aveva meno bisogno e poi invece ho sbagliato. Quando hai cominciato ad avere un problema di dipendenza reale? Ah, dipendenza reale è cominciata 4 anni fa, che era fissa, c'è stato un periodo di 5-6 mesi che l'ho usata 5, 10, 15 grammi al giorno, però inalata, ho fumato 15 solo. Grammi al giorno è tantissimo? Tantissimo. E tu a quel punto se ne erano ancora? No, perché non stavo mai a casa, sempre a dormire da questi amici, facevo sempre uso insieme a questi amici, quindi... Però dopo 5 mesi lì ho capito che forse ero diventato un po' cattivo, mi sentivo cattivo, non ero io. Aggressivo? Molto aggressivo, e l'ho lasciata un po' andare, però non ho mai smesso definitivamente. Io ho cominciato a capire qualcosa quando comunque lui è andato a vivere da solo, negli ultimi 2 mesi, che poi dopo è ritornato ad aprile, lui è tornato a casa. Non arrivava più, nemmeno mangiava più, a casa nemmeno si cucinava più, niente. E io comunque andavo su tutti i giorni. E poi l'ho visto quando è tornato, che comunque era un'altra persona. Diverso proprio. Tu hai risposto male ai tuoi genitori? Sì, parecchie volte.
Ma insomma, li hai anche minacciati o non sei mai arrivato a un certo livello? Ma guarda, minacciati... Forse quando non mi davano i soldi, sì. Quello lì sì. È successo. E diventi un altro? Diventi un'altra persona. Non sei più il loro figlio. Pensi che la tua mamma è la cocaina. E basta. Non l'ha mai minacciata? Per chiedere soldi, non lo so. Beh, sul succedono. Fatto dei soldi, sì, qualche volta sì. E lei in quei casi cosa faceva? Io cercavo sempre, se potevo, di darglieli. Se potevo, se li avevo, ho sempre cercato di... Ci sono state chiamate alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 4 di mattina, uno gli è servito qualcosa. E comunque sicuramente ho sbagliato, perché sicuramente non andava bene. Però quando ho potuto sono partita e gli ho dato quello che gli serviva. Tua mamma ti è stata molto dietro in questo periodo? Sì, mi ha sempre accompagnato lei, all'inizio un po' di meno, perché abbiamo pure avuto una discussione. Non era d'accordo? Non è che non era d'accordo, è che noi abbiamo sempre avuto problemi profondi con lei, io almeno. Perché è apprensiva? È troppo apprensiva? No, perché non ci sono mai stati per me, nessuno dei due. Cioè, ci sono stati, però mi hanno sempre assecondato su quello che facevo. E quindi adesso mi accompagna, sì, però va quindi bene. La polemica c'è tra di voi è un po' questa. Sì. Potevate pensarci prima. Bravo. Questo è il succo. Beh, però magari loro ci hanno provato o no? No, su quello no. Non come avresti voluto tu. Certo. Sara è la sorella minore di Simone. Tu sei un po' arrabbiata con lui? Sì. Doveva volerti più bene, no? Pensare sì. A te, non la cocaina. Un po' più presente. E come si fa? Gli hai detto? Sì, tante volte. Lui che dice? Lui dice che ha sbagliato, che passati questi 3 anni fuori rimedierà a tutto quanto. Sto mese insieme siamo tornati a essere fratelli. Ci raccontiamo tutto. Cos'è che dovete dirvi ancora che non vi siete mai dette in questi anni? Parecchie cose, tipo che... Sei stato stronzo. Sono stato uno stronzo, sì. E ho fatto tantissime cazzate, come allontanarmi da tutti, allontanarmi da voi, da te, che sei la mia sorellina. Ma tu hai capito perché lui a 14 anni si faceva di cocaina? È difficile, sì. È successo tutto insieme. È morto nostro zio e subito dopo i nostri genitori si sono separati. Quindi, non lo so, credo l'insieme non è riuscito a... Non ha trovato modo di superare la cosa e si è rifugiato là. Senza dirlo a nessuno? Sì, senza dirlo a nessuno. Sembrava che per lui andasse tutto bene così, invece no. Sei veramente intenzionato di fare questo percorso, sta via così tanto tempo e torna una persona nuova? Io sì, perché dopo tutto questo tempo ho visto che ero diventato una persona cattiva, brutta. Non avevo più bisogno di dialogare con la gente, mi ero chiuso in me stesso, quindi adesso che sto cominciando a riaprirmi un po' con tutti e parlando, stare insieme anche a mio fratello, a te, andare al lago, i miei nipoti. Comincio a sentire dei piccoli spruzzi di felicità. Simone fa il manovale e l'asfaltista. E ti è capitato di usare cocaina anche durante il lavoro? Sì, è capitato molte volte perché il lavoro mio faccio anche le notti. Più che altro la notte l'ho usata, il giorno il caldo non era la cosa, però la notte sì, alcune volte sì. Quando lavori sotto effetto di cocaina, che succede? Hai prestazioni superiori alla media? Prestazioni superiori. Cioè lavori di più? Lavoro di più, non ho fatica. Non senti la fatica? Non senti la fatica, non pensi ad altro, devi star lì per non farti scoprire. Allora sta a capoccia bassa e non ti fermi un secondo, insomma.
È bel guaio questo però, perché uno poi pensa di essere anche più efficiente. E sì, no? La userai sempre di più, sì. Ma e i tuoi compagni di lavoro se ne accorgevano che tu eri più attivo del solito? Più che altro il principale se ne accorgeva ogni tanto. Diceva, che è successo? Che ne è successo? Oh, niente, niente, niente. Ci sei rimasta male? Non ci credevi quando hai capito la gravità del problema? Ci sono rimasta male, sì. No, a crederci ci credevo perché era cambiato tanto. E un motivo c'era per cui non parlavamo più, non voleva che andavo in giro con lui. Forse per questo non te ne eri accorta, perché lui sì. Tendeva a allontanarti da lui, no? Lui, a differenza di tutti i suoi amici che portavano le sorelle, i fratelli dell'età mia insieme a loro, lui non mi ci ha mai voluto. Io ho sempre pensato che non gli fregasse niente, invece era proprio per tenermi lontana da quella vita. Senti, adesso come te la immagini la tua vita a San Patrignano? Andrai tra pochi giorni? Tra pochi giorni. Hai passato il primo... Ho passato il colloquio con loro. Il primo colloquio in videocall. In videocall. È andato benissimo. Ti prendono? Sì, mi prendo il 27 alle 10 e mezza, entro. Perché uno dice, un mio amico va in comunità, chissà che si immagina, no? No, i miei amici, calcola, io ne ho 22, siamo stati una comitiva molto ampia. Sì. E sempre insieme, uniti. Dei 22 che avevo, solo in 3 mi hanno detto, fai bene quello che fai. Gli altri mi hanno detto, che vai a fa'? Sì. Tanto stanno tutti peggio di te. E io ho detto, ma tu come, che ne sai come sto io? Appunto. E poi che ne sai come stanno loro? In comunità. Pure quello. Ma poi la comunità sembra un posto in cui... Dove ti ammazzano, invece ti aiutano e basta. Sì. Dove la vita finisce e invece è il contrario. E ricomincia. Sì. Riparte, no, ricomincia. Riparte. Alcuni giovani che stanno facendo un percorso all'interno di comunità di recupero per tossicodipendenti hanno deciso di raccontarmi le loro esperienze con la droga e i loro rapporti con le proprie famiglie e con gli operatori sociali che li stanno aiutando. Il nostro racconto parte dalla comunità di San Patrignano, la più grande che ci sia in Italia. È stata creata nel 1978 da Vincenzo Muccioli e può ospitare fino a 2000 persone. Uno dei punti di riferimento di questa comunità è il dottor Antonio Boschini, ex tossicodipendente a sua volta accolto e curato da questa comunità negli anni Ottanta. Quando era un tossicodipendente è stato a sua volta aiutato da qualcuno in particolare quando si è rivolto alla comunità di San Patrignano? Da Vincenzo Muccioli. Ah, da lui? Sì. Quando ero in crisi o me ne andavo, senza dire niente, senza chiedere il permesso, prendevo e andavo. Scappavo. O se no andavo a parlare con lui. Anzi, io andavo a parlare quasi sempre con lui e lui mi convinceva sempre, anzi uscivo che ero ottimista, fiducioso, motivato. Sì. Quindi a un certo punto dicevo, beh, è inutile che vado a parlare con lui. Tanto quando vado a parlare con lui mi frega sempre, nel senso che mi fa cambiare idea. Come e quindi lui a farle cambiare idea? Ascoltandomi e parlando. Cioè le idee possono cambiare, Non è che una persona non cambia idea. Se uno sa toccare i tasti giusti, sì. Se uno sa toccare i gesti giusti, le persone, chiaramente, non quelle che non sono motivate o che non hanno la minima consapevolezza del problema, ma le tantissime persone che invece il problema lo conoscono, lo vorrebbero risolvere, in quel caso, se tu tocchi il tasto giusto, la persona cambia sempre idea. Tiziana ha 26 anni ed è stata accolta a San Patrignano 2 anni e mezzo fa. Ha iniziato con la cocaina durante il periodo dell'adolescenza, finché sua mamma è riuscita a convincerla ad andare in comunità. Dopo un primo impatto difficile con le regole da seguire, è riuscita ad ambientarsi. Il settore al quale è stata assegnata è la cucina. Io ho incominciato a 12 anni con le canne. Il mio compleanno dei 13 anni mi ricordo ancora che una ragazza con cui uscivo, proprio era una mia amica, mi portò a ballare in questa discoteca a Pisa
E quel giorno lì lei mi ha passato questo bicchiere da bere, mi ha detto dai, tieni, e mi ha infilato in bocca due pastiglie. Quindi io ho il compleanno dei 13 anni con queste pastiglie di ecstasy. Lì per lì a 13 anni non sai neanche cosa stai facendo, non sai neanche cosa sia. Poi però più avanti vai, più vedi che ti diverti, più vedi che si divertono quelli che ti circondano e quindi dici perché non lo faccio anch'io. E quindi da lì ho iniziato a ricercarla io, questa droga, questa sensazione più che droga. Arriva a San Patrignano la mamma di Tiziana. Può stare un giorno con sua figlia dopo aver aspettato un anno a causa delle restrizioni per il Covid. Saluta le compagne di reparto di Tiziana, che lavorano insieme a lei in cucina. Siete uguali. Sì, siete uguali. Mi dice, non mi toccare, non mi abbracciare, ma io non resisto. Ma certo che la devi abbracciare. Lei pensa di aver fatto degli errori adesso tornando indietro, oppure ha fatto la cosa giusta al momento giusto? Il suo rapporto con Tiziana? Io penso di avere fatto tantissimi errori come mamma. Tanti per inesperienza, per... troppa fiducia, forse. Per troppa fiducia, per... perché in quel momento quello sapevo fare, non sapevo fare altro. Dalle pastiglie poi sono passata all'MD, dall'MD alla cocaina, perché la cocaina... la potevi fare durante la settimana e quindi mi dividevo tra l'andare a scuola, che poi ero iscritta ma non ci andavo perché per me era meglio non andarci e fare la fenomena, andare in giro con i miei amici. E da quando ho iniziato appunto con la cocaina, anche lì essendo piccola non sapevo bene quello che mi vivevo. Per me era bello stare insieme alla gente, fare quello che facevano loro e sentirmi apprezzata da quelle persone, sentirmi in un gruppo. Ho iniziato a frequentare persone che non avevano idea di cosa fosse la normalità. La tua compagnia di amici? La mia compagnia di amici andava a ballare e avevano tutti dai 18 anni in su, io ne avevo 13, 12. Quindi, volevi stare con quelli più grandi di te? Sì, quelli più grandi, più fighi del paese, quelli che facevano una vita sregolata, quelli che facevano e andavano in giro a rubare i motorini, piuttosto che andavano in giro a rubare in casa la gente, si andavano a drogare tutte le sere a ballare, persone che magari dovevano andare a lavorare non ci andavano. Quando era giovane, un paio d'anni fa, aveva il caschetto biondissimo, ma stava da Dio. Non hai capito cosa vuol fare? Ma la tua mamma? No, non abbiamo ancora. Non gliel'ho ancora detto! Allerta spoiler! L'importante è che quando esce che stia un pochino con me. Cosa? Lei come l'ha trovata oggi, Tiziana? Io oggi l'ho trovata bene. L'ho trovata... più serena, più consapevole, e rispetto all'anno scorso più determinata, anche più decisa rispetto a quello che vorrà fare in futuro. Andiamo a fare un giro? Andiamo a fare un giro, andiamo al fresco, vai. Ciao, buon lavoro ragazzi, è un piacere rivedervi. Ci sono un po' di cose che dovete dirvi? Che non siete mai riuscite... Ma ci sono tantissime cose che dobbiamo dirci, più che altro dobbiamo scoprirci, perché io in realtà mia figlia posso dire che non la conosco del tutto, perché ho vissuto con una ragazza che viveva due vite parallele, una vita in casa con noi in cui mostrava una Tiziana sicura, una Tiziana che sapeva il fatto suo, che minimizzava i suoi comportamenti, e dall'altra invece una ragazza che quando non era in casa era un'incognita. Non avevi proprio amiche della tua stessa età? No, amici della stessa età no, perché mi evitavano. Dal momento in cui vedono che comunque si iniziava a uscire con persone più grandi, anche i genitori dei tuoi amici coetanei iniziano a dire, ad avvisare più che altro i figli, di dirgli guarda, cerca di evitare la Tiziana. Quindi anche lì mi sono sempre tanto sentita esclusa. Però non riuscivo a ragionarla nel senso che ero io che mi escludevo. Pensavo che fosse sempre colpa degli altri. Non si riusciva a capire dove, cosa volesse fare, quali fossero i suoi amici? Sì, sapevo quali erano gli amici, più o meno. È il problema di tutti i genitori? È il problema di tutti i genitori. Poi
Io probabilmente ho sbagliato perché sono sempre stata molto morbida nei suoi confronti, ho sempre cercato di giustificare i suoi comportamenti pensando che comunque era una ragazza che aveva un carattere piuttosto irruento e la separazione dei genitori, e quindi tentavo sempre di giustificarla. Sì. In realtà ho fatto il suo male. È una cosa bellissima, la sensibilità. Anche quando sei un tossicone non è bello farsi piangere, anzi ti vergogni se piangi. Io penso che quando fai uso di sostanze non è bello niente. Non è più bello niente, non ti godi più niente. Visto da fuori, te invece quando ti droghi, per te, te ti stai godendo tutto quello che hai. Perché tanto hai tutto quello che vuoi. Te lo prendi, cioè qualsiasi cosa tu voglia, tu te la prendi. Ma e quindi quando sei drogato, tipo, io parlo per me, poi non so, varie esperienze di chi ha fatto cosa. Però per me io una cosa la volevo, me la prendevo. Invece altre persone magari non è così. Altre persone magari non se la godevano neanche. Io invece tutto quello che volevo fare l'ho sempre fatto. Cioè. Ma non ti veniva mai, neanche per un momento, il pensiero che quello che stavi facendo non era giusto, oppure non era giusto nei confronti anche dei tuoi genitori, di chi ti voleva bene? Non lo pensavo nei confronti miei, figurati se lo pensavo nei confronti di chi mi voleva bene. Mai, mai, mai. Ma va! Ma mai. Sì, ogni tanto mi veniva il pensiero di dire, cazzo, se faccio una cazzata mi sgamano. Ma mai è venuto in mente che dovevo smettere perché sennò stavo male io o facevo star male quelli che mi circondavano. Mai. Lei quando è che ha cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava? Mi sono accorta che le cose stavano trascendendo, stavano precipitando. La notte in cui mi hanno telefonato che Tiziano aveva avuto un incidente in macchina e io e il padre siamo andati a recuperarla e lei lesa, la macchina sfasciata, e mi sono resa conto che quella non era più mia figlia. Un giorno litigo con questo ragazzo e io prendo la mia macchina, prendo una bottiglia di vino e vado a bermi questa bottiglia di vino da sola in un parcheggio. Ci avrò messo 20 minuti per berla, pochissimo. Volevo parcheggiare senza mettere frecce, senza rallentare, senza, volevo parcheggiare direttamente, solo che c'era un paletto alto più o meno così, incementato, e io con la macchina sono andata a sbattere contro questo paletto. Ho disintegrato la macchina, appena aggiustata, pagata 2000 euro da mio padre e tutto quanto, quindi anche lì doppia delusione per lui. Ho praticamente cementato questo paletto dal cemento, appunto. Hai distrutto la macchina. E mi sono esplosi gli airbag in faccia, ho sbattuto le ginocchia e poi non mi ricordo bene. Mi ricordo però che sono uscita dalla macchina con questa bottiglia di vino, l'ho buttata via nel vetro perché me lo ricordo, che ho cercato il bidone del vetro e sono usciti tutti così a guardarmi e mi hanno detto, Tiziana, ma stai bene? Io, sì, io sto benissimo, io sto da Dio. Rifiutava, diciamo, il fatto di stare in casa, abituata com'era a non avere regole, a essere dove voleva, quando voleva. Rifiutava proprio il fatto di essere in casa seguita 24 ore su 24. E io dico la verità, sono arrivata al punto anche di chiudermi a chiave in camera la notte perché avevo paura. Tu avevi già sentito parlare di San Patrignano? Un sacco di gente, sapevo che era venuta ma che se n'era andata perché non era il posto per loro, piuttosto che ma no, ma in comunità ci stanno solo le persone che non hanno proprio più niente, dai, persone che o se fanno uso di eroina e sono per la strada o i barboni, invece no, cioè, anch'io ero convinta di quello, ero convinta che ma se uso solo la cocaina, le canne e l'alcol, ma cosa ci vado a fare? Molte volte a mia madre io le ho detto, ma sì, dai, chiama San Patrignano, che tanto ti dicono che non c'è posto per me, perché in tutti i casi che ci sono. Invece tu, se chiedi una mano, qua te la danno. Quando è arrivata a San Patrignano, Tiziana è stata seguita da Laura. Anche lei ex tossicodipendente e adesso responsabile del reparto cucina, che le ha fatto da tutor nei primi mesi, cioè durante il periodo nel quale un ospite deve abituarsi ai ritmi e alle regole della comunità. È cambiata Tiziana, da quando è arrivata? Molto. Com'era quando è arrivata? Beh, era
più selvatica, era molta apparenza, molta superficialità, un po' più maschiaccio e sicuramente un po' più egoista, poco capace di vivere le responsabilità. Lei quando è che ha cominciato a seguirla? Proprio dall'inizio? Sì, quando di solito quando i ragazzi entrano li andiamo a prendere proprio all'ingresso, gli facciamo salutare i genitori e poi li affidiamo al ragazzo che lì, alla ragazza in questo caso che la segue, che diventa diciamo il suo angelo custode. Sì. Un po' più grande, una persona che ha già iniziato il percorso e che è qua da un annetto. La voglia di andarmene mi è passata dopo un anno. Dopo un anno? Dopo un anno i responsabili mi hanno comunicato che dovevo accogliere una ragazza e che quindi avrei dovuto seguirla. E da lì, non lo so, vuoi un po' il senso di responsabilità? Sì. Di avere una persona da accompagnare in questo percorso, da farle capire realmente il senso di questo percorso, che allora mi è venuta più voglia di stare qua. Quando un ragazzo o una ragazza arrivano qui, in che stato emotivo sono e che cosa cercano? Perché fondamentalmente vorrebbero andarsene il giorno dopo. Tutte le persone portano dentro tantissime contraddizioni, nel senso che tutti vorrebbero andarsene, e però alla fine poi che vanno via sono in pochissimi. Quindi vuol dire che dentro di loro c'è un qualcosa che comunque li trattiene qua. Ovviamente non tutte le persone hanno lo stesso livello di consapevolezza. Ci sono persone invece che arrivano qua e proprio non hanno idea di quello che devono fare, non sanno quello che gli capiterà, non hanno mai avuto nessuno che gli ha insegnato prima ad avere una vita anche introspettiva, di ragionamento, di riflessione. Se una persona sapesse tutto il lavoro che deve fare qua dentro, non entrerebbe nessuno. Silvia è l'educatrice che ha seguito maggiormente Tiziana durante i 2 anni di percorso in comunità. Anche Silvia è un ex tossicodipendente. Abbiamo cominciato soprattutto a lavorare, possiamo dire. In cucina? Sì, in cucina, eravamo sempre in cucina. Però la cosa di cui parlavamo tanto era proprio il fatto che lei deve sempre fare tutto bene, no? E deve fare tutto bene perché se non fa tutto bene ha paura che gli altri pensano male di lei. Sei finta. Sì. E secondo me, te l'ho già detto tante volte, sei più bella quando, cioè, sei come sei. Comunque Silvia ti ha aiutato. Sì, un sacco, tantissimo. L'hai ringraziata? Non lo so, ti ho mai ringraziato? Sì. Sì, dai. Sì o no? Sì, sì. Sì, è una... Sì, sì, mi ringrazia sempre. Forse anche troppo. Esatto, forse anche troppo. Ogni tanto mi potrebbe mandare anche a quel paese. Si lavora fino a mezzogiorno e basta. Piscina. E c'è anche la piada sabato sera per cena, ragazze. Proprio ciliegina sulla torta. E tu come mai sei ancora qua? Hai finito il tuo percorso? Sì, io sono qua perché ho deciso di fermarmi. Sto studiando scienze dell'educazione perché vorrei diventare educatrice. Uh-huh. E studi qui all'interno di San Patrignano? Studio qui online, sto facendo l'online, sto facendo la Pegaso online e studio qui all'interno. Ho fatto 7 comunità, questa è la 7ª. Però ho iniziato a provare delle cose che mai avevo provato nella vita, delle emozioni. E allora, sinceramente, quello che ho avuto io mi piacerebbe provare a darlo agli altri. È dura, no? È difficile disintossicarsi. Allora, stai male, sì, però secondo me è più difficile poi il lavoro che fai qua dentro. Tiziana lavora tutti i giorni nel settore della cucina, dalle 7 del mattino fino alle 17. Un settore che deve produrre circa 4.000 pasti al giorno per il pranzo e per la cena dei 2.000 ospiti. Tu povera. Perfetto. Però... Mamma mia. E come ti hanno vista? Cambiata? Diversa. Entro nell'appartamento che Tiziana divide con alcune sue compagne. Sono tutte qui per lo stesso motivo, ma ognuna di loro ha una propria storia che le ha portate a condividere questa esperienza. Voi a che punto siete del percorso? Io ho 2 anni e 3, 2 anni e 2, 2 anni e 3. Ok, tu? Io ho quasi 2 anni. 2 anni. Tu? Io 2 e 4. No, tu lo so. 1 e 7. 1 e 7. Quindi quella, tu sei quella più piccola, insomma. Sì. Non anagraficamente. Anagraficamente è la più vecchia. Sono tra le più grandi, anzi, del settore cucina. All'inizio com'è stato? I primi mesi?
Disastro, era un massacro. Sì? Sì. Volevi andare via? No, no. Non ho mai pensato di andare via. Però... però ho sempre pensato che rimanere sarebbe stato difficilissimo. E invece ci sei riuscita? Ci sto riuscendo, ci sto provando. In tutti i modi. Quando hai superato il momento di crisi? Oggi? Oggi. Sì, dai, momenti di crisi dipende, ci sono vari livelli di crisi. Sì. E quindi diciamo che li superi tutti i giorni, i momenti di crisi. Poi dipende da che cosa è dovuta la crisi, però sì. In genere... Ma il periodaccio, insomma, quando è finito per te? Il periodaccio è da quando sono entrata ad oggi, sì. Mettiamola così, però nel mentre dentro ci si sono infilate un sacco di cose, pure belle. Ok, belle cosa? Persone, amicizie, rapporti, cioè le risate vere. Non avevo mai riso così tanto in vita mia per cose che, boh, non sapevo neanche che facessero ridere davvero. E invece è divertente ogni tanto. Ma parlate tra di voi anche dei problemi che avete avuto? Sì, certo. Sì, molto. Tu perché sei arrivata qui? Coca. Cocaina? Mm. Ma ti sei dovuta disintossicare o...? No. Non sei arrivata a quei livelli, insomma? No. Per quanto tempo? Ah, 15 anni. 15 anni? Sì. Mi sono drogata per 7 anni e sono entrata dal carcere, dagli arresti domiciliari. Mm-hmm. Perché? Cosa avevi fatto? Estorsione. Non era intenzione mia entrare, assolutissimamente. Adesso ringrazio di essere qua, perché mi rendo conto dove sono. Ma il primo anno e mezzo non volevo star qua. Cioè, dicevo, piuttosto sto in galera. Ora ringrazio veramente dove sto, perché non tornerei mai lì, assolutissimamente. Riconosco, inizio a conoscere cosa sono le emozioni, inizio a conoscere cos'è avere un dialogo, un rapporto, che può essere un'amicizia, o coi genitori, con una sorella che non vedo e non sento da 2 anni e mezzo, ora che ho fatto un cambio settore, perché io prima stavo al centro medico. Mi hanno aiutato le responsabili a poter sentirmi mia sorella, è stata un'emozione fortissima. Quindi hai recuperato dei rapporti familiari, insomma? Sì, con la mia sorella l'avevo proprio perso. Bruciato? Sì. E il tuo problema qual era? Io eroina. Eroina? Sì. Per quanti anni? 8 anni. Uh-huh. E tu ti sei disintossicata? Prima di per qua? Forza, perché sennò non potevo entrare. Mi hanno fatto fare proprio un corso terapeutico sia in carcere che agli arresti domiciliari, perché chiedono tutte cose burocratiche. Che sostanze usavi? Eroina. Per quanto tempo? 7 anni. Quindi anche tu ti sei disintossicata? Sì. Prima di entrare, sì. Vieni da me! Adesso siete un gruppo qui, no? Quindi state anche bene, o no? Mi vedo affiatate adesso. Sì, ora sì. Siamo tornate a vivere. Certo. Meno male, era dei fantasmi. Come vi immaginate il futuro? Cioè, quando uscirete da qui? Dovrete di nuovo ritrovare feeling con al di fuori di San Patrignano, no? Sì, e non sarà facile. Noi a volte, dai, ci lamentiamo di questo contesto perché ci sono 1000 regole e convivere, però anche fuori la vita ci rendiamo conto con le ragazze che magari vanno in verifica che non è facile. Quindi bisogna reinserirsi poi nel mondo fuori, riniziare una vera vita. Iniziare una nuova vita. Da quanti anni sei qua adesso? Io adesso sono qua da 2 anni e 3 mesi. Tra 2 settimane faccio 2 anni e 4. Quindi in teoria tra 6 mesi è finito? A 3 anni vado in prima verifica. Sì. Quindi cioè, tra... Sì, tra 9 mesi vado a casa 1 settimana. Non sei mai stata a casa in questi no. 3 anni? No. Uno improvvisamente esce da un luogo così organizzato e deve riaffrontare la vita da solo. Esatto. O magari con i genitori, però insomma. È più facile da solo, più facile a volte, da solo. Che con i genitori, perché spesso la famiglia o è spaventata o
non è pronta per sostenerli. Sì. Però solitamente tu ti accorgi quando un ragazzo è pronto, quando non ha fretta di andarsene. Perché vuol dire che finalmente ha fatto suo il modo di vivere qui e se lo vive talmente pienamente che lo rende sereno. Quindi sono giovani, quindi vedi che hanno, diciamo, l'enfasi di poter andare a prendere in mano, riprendere in mano la loro vita, sì. Però un pochino anche la malinconia, perché sanno che cosa stanno andando a perdere. Invece chi non pensa di non perdere niente vuol dire che ancora non ha capito bene l'importanza di certe cose, di certi valori, di certi rapporti, ecco. Mi merito di vivere una vita normale, ma anche lei si merita un attimino di tranquillità, dai, di serenità anche lei. Lei, mio padre, mio fratello, i compagni dei miei genitori, i miei nonni, mio zio. Insomma, tutti. Penso che se lo meritino tutti. Il metodo di lavoro qui qual è? Per aiutare una ragazza. Una persona entra in questo ambiente e vede centinaia di persone che vivono senza droga. Questo va in qualche modo a opporsi a tutta una mentalità che le persone si sono fatte nel corso degli anni, che quando entri in questo tipo di situazione non ne esci più. Invece il fatto di entrare qui dentro e vedere che il medico è un ex tossicodipendente, il responsabile della regia è un ex tossicodipendente, l'ufficio legale è composto, cioè praticamente vedono tutte persone che tanti anni prima erano come loro. E questo tipo di input non può non lasciare traccia nella loro mentalità e quindi sono costrette a credere che quindi la loro situazione, come se gli altri ce l'hanno fatta, ce la possono fare anche loro. Marzia ha 33 anni e viveva a Salerno. Ha avuto grossi problemi con la cocaina, il crack e l'eroina ed è arrivata anche a rubare. Ora è completamente recuperata dopo il percorso di 3 anni e mezzo nella comunità di San Patrignano e lavora nel settore dell'accoglienza dei nuovi ospiti. Ho cominciato, penso, verso le scuole superiori. Non avvertivo la necessità di fumare, se non che una sera siamo usciti proprio tutti in gruppo e io ero l'unica a non farlo. Cioè ho proprio sentito la distanza fra me e quel gruppo e allora ho detto adesso tocca che fumo anch'io. Prima di andare alla discoteca ho conosciuto la cocaina. La cocaina era il rimedio al momento in cui, dopo aver bevuto, aver fumato, dovevi ancora fare altre ore per stare in piedi fino alle 4 o 5 della mattina e quindi ti dava quell'energia per ricaricare le batterie per continuare la tua serata e per continuare a bere. Confermiamo l'ingresso dopo il 2. Che è martedì 6, o mi sbaglio? Sì, sì, è martedì 6. Bruna, sono io. Ciao. Abbiamo visto Francesco stamattina. È sempre determinato, ha sempre voglia di fare il percorso, quindi confermiamo l'ingresso per martedì 6. Sì, 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 molto. C'era questo ragazzo che era proprio conosciuto perché era il ragazzaccio di quartiere, però era bello, molto bello, e quindi quando lui ha cominciato a provare interesse per me io non ci ho capito più niente. Ho cominciato a frequentare questo ragazzaccio, sì, che spacciava e io lo sapevo. Spacciava cosa? Cocaina. Cocaina. Usava cocaina e... però ormai io volevo stare con lui a tutti i costi, capito? Quando lui poi ho visto che usava coca e tutti i suoi amici usavano coca e io naturalmente volevo di nuovo essere accettata in questo gruppo di amici, la storia continua, la storia si ripete, non erano più canne ma era cocaina, non ci ho messo niente, non ci ho messo un attimo e ho detto subito di sì. Di lì è cominciata veramente la dipendenza. Allora andiamo a prendere Simone. Sta arrivando adesso da Villa Igea, dove ha fatto una disintossicazione
da cocaina durata all'incirca 3-4 settimane. Simone è un uomo di una quarantina d'anni e sta per diventare un ospite di San Patrignano. Per un anno non potrà vedere sua figlia di 6 anni e la sua famiglia. Gli ho spiegato un po' la situazione, gli ho detto la verità, cioè si farà curare, non le cose del lavoro, anche perché i bimbi bisogna dirgli la verità. Sì. E poi ci sarà anche un motivo per cui io non gli scriverò, cioè non la potrò sentire, quindi... Cioè gli scriverò, potrò scrivergli, ma non la potrò sentire. Scrivere, puoi scrivere quando vuoi, Simone. Sì. L'incontro, no, il primo incontro sarà dopo circa nove mesi, poi saranno sempre più a breve termine. Certo, nel senso, sì. Si accorceranno le distanze. No, però al finale sono stato nella struttura e quindi le telefonavo la sera e raccontavo le storie di sera. In clinica, sì, okay. Quindi adesso... Gli ho spiegato perché, se no, quindi super che gli ho detto la verità. Questa persona è arrivata adesso? Adesso, sì, ha fatto 3 settimane di disintossicazione in clinica, dove ha preso delle terapie farmacologiche per contrastare l'astinenza da cocaina. Quando ha finito il suo scalaggio e quindi fisicamente era nelle condizioni di poter venire qua con lucidità e presenza, l'abbiamo accolto. È arrivato con suo padre? C'era il papà, la figlia, che poi ha visto anche detto alla figlia quello che stava facendo e che quindi avrà la possibilità di vederla fra qualche mese. In queste immagini Simone saluta sua figlia. Non ti preoccupare che... Sono un po' sorpreso. Ciao. Loro sono i responsabili del settore dove sarà inserito. Sì. Prego. Bella, ciao. Simone. E glielo dite voi il settore? Noi ci occupiamo del settore del parco cantino. Bene. Ci occupiamo riguardo sia il verde come il giardinaggio, sì, che come tutta vigna, ulivi, tutte le cose che... Sì, sì. No, sono contento. Ci auguravamo ti facesse piacere l'aria aperta. Sì, ci avevo pensato prima. Pare importante che c'è la voglia, voglia per te, vedo anche per tua figlia, certo, di prendere in mano la tua vita, sì, insomma. Noi ci siamo. Certo. Ci dovrei essere anche certo, te, sì, principalmente. Va bene. Ciao. Ciao. E tu hai questo compito, di accogliere... Io ho questo compito e ancora mi emoziona i perché c'è la bambina, sì. I nuovi che arrivano. Quanti anni ha quella bambina? La bambina ha 6 anni e mezzo. 6 anni e mezzo? Sì. Avrà capito cosa sta succedendo? Non lo so, penso che abbia capito che non vedrà il papà per un po'. Se non ci sentiamo va tutto bene, quindi spero di rivedervi fra un anno. Va bene. E se ci sono delle comunicazioni importanti... Lui parte col piede giusto. È partito determinato. Sì. Io ho cominciato a usare cocaina praticamente tutti i fine settimana e poi tutti i giorni e poi sempre i litigi. I soldi non bastavano mai. Litigi con lui? Con lui, i soldi non bastavano mai. I miei genitori stavano iniziando a capire che qualcosa non andava. Tu stavi lavorando in quel periodo? No, ho mollato tutto. E i soldi chi te li dava? Io rubavo anche in giro un po'. Sì? Sì. Il fine settimana ci volevano sempre più grammi e non ce la facevamo solo con il ricavato di quello che lui spacciava. Però a un certo punto non siamo più stati due fidanzati, ma eravamo una specie di associazione a delinquere, capito? Sì. Dovevamo solo cercare di fare soldi, procurarci la roba e tutto questo creava una grande tensione fra di noi. Queste sono le foto di noi quando stavamo in percorso. La mia amica, Valentina, la mia best. C'è la foto di noi da piccole e la foto di noi da grande, quindi 20 anni prima, 20 anni dopo. Dopo poco sono cominciate le aggressioni. In che senso aggressioni? Che lui era un po' violento con me nel momento in cui io non riuscivo più a procurarmi le somme che dovevamo avere. Lui ha cominciato a diventare paranoico. Cioè, voleva che tu rubassi in giro? Sì, che portassi dei soldi. Adesso in qualche modo? Sì, o che li chiedessi a casa. Ma i miei... tuoi stanno bene economicamente? Stavamo bene, sì. Sì, cosa sì, stavamo bene. Genitori? Allora, papà aveva questa ditta che si occupava di smaltimento di rifiuti, praticamente. Mia madre si occupava di gare d'appalto. E mio fratello faceva il giornalista. Una volta avevo fumato tutto il crack.
E lui venne sotto casa e mi disse che era una ladra, insomma abbiamo cominciato a discutere e mi ha picchiata sotto casa. Mio padre è intervenuto, lui è scappato e mi prese, mi portò in caserma e disse adesso tu lo denunci. Io dissi no papà, tanto è colpa mia. Non l'ho mai denunciato. E quando è finita? È finita quando proprio siamo arrivati al limite. Cioè avevo il naso che mi sanguinava, non avevo più gli occhiali, non sapevo più che scuse dire a mia mamma perché era il terzo paio di occhiali che dovevo prendere in un mese. Ma in tutta questa situazione lui diceva che ti amava? Io sopportavo le botte perché dopo lui veniva a chiedermi scusa, capisci? E quindi hai deciso di mollarlo? Lì l'ho mollato e... Perché non si può stare con uno così, no? No, però ero sempre dipendente da lui. Me ne dai uno anche a me, per favore? Ciao, metà, per favore. Io volevo stare con lui. Per me la mia vita era zero senza di lui, capito? Quindi io mi sono trovata a lasciarlo, ma a sprofondare in un'angoscia talmente tanto grande che una bella mattina mi sono svegliata e ho pensato io non ho più niente da perdere, adesso mi vado a fare l'eroina. Con la cocaina era sempre alterazione, con l'eroina spegnevo il cervello, non c'era più niente. Ho cominciato a rubare tutto quello che c'era in casa, anche le fedi dei miei genitori. Io rubavo principalmente i miei parenti, quindi andavo a casa di mia nonna, andavo a casa di mia zia, da mio cugino, cercavo di circuirli, appena si giravano prendevo 20 euro, poi ero in astinenza, quindi mi servivano altri 20 euro e poi in astinenza, astinenza. Un giorno mi faccio un grammo di eroina e non sento niente. Solo l'astinenza mi si era tolta, ma non ero sballata. Allora vado dal mio spacciatore e gli dico, ma cavolo, che cavolo mi hai venduto che io sto qua che fumo e tiro e non sento niente. Lui ride e mi fa, vedi che la roba è buona, sei tu che devi cambiare metodo di assunzione perché ormai a fumartela non senti più niente. Allora lui prende la siringa, non la spada, e me la voleva dare. Io mi sono spaventata. Cioè, ho avuto proprio il sentore, cioè ho detto, Marzia, ma tu questo vuoi fare? Ti vuoi trovare con un ago nel braccio? E sono scappata. Sono scappata, sono andata da mia mamma, al municipio, che lavora lì, e ho detto, mamma, io ho un problema. E mamma ha detto, lo so. Ho detto, no, no, mamma, io ho proprio un problema. Io uso l'eroina. Non dimenticherò mai la faccia di mia madre, mai. Ho iniziato a fumarmi le canne, avevo 12 anni. Ti ricordi quando non avevi rapporto con le sostanze? Che tipo di ragazza eri? Ero una ragazzina un po' sola, perché comunque se essere straniera non ha aiutato molto, soprattutto quando ero a scuola, ho subito tanto razzismo. Il primo giorno di io sono venuta in Italia quando avevo 10 anni, il primo giorno di scuola mi dissero tu sei rumena, rumena di merda. Quindi a 12 anni le prime canne, poi? Poi ai 14 le prime feste, sì, ai rave party, e lì dai, diciamo che non mi facevo mancare nulla, ho usato di tutto e di più, speed, ketamina, LSD, MD, di tutto, tutto quello che non mi bastava mai. Alexandra ha concluso da poco il suo percorso di 3 anni e mezzo a San Patrignano ed ha deciso di rimanere come volontaria per aiutare le altre ragazze ed iniziare a lavorare nel settore della tessitura. Si è lasciata alle spalle una storia particolarmente complessa e delicata. Quando ho iniziato con l'eroina ero sola. Cioè, addirittura ci sono i tutorial su internet per come fare. Quindi ho iniziato per un mal di denti, perché sapevo che anestetizzava i dolori. Io avevo i denti... La sniffavi, la tiravi col naso? No, l'ho fumata da subito. Sì. Sì, perché io, facendo uso comunque di varie sostanze, i denti poi si vanno a rovinare, vanno a marcire, quindi mi facevano male. Sì. E non sapevo più come fare per questo forte mal di denti e allora ho iniziato con l'eroina. Quanto costava? 20 euro un grammo. Sì, ma quante volte ti facevi in un giorno, in una settimana? Inizialmente con un grammo ci facevo anche una giornata, però inizialmente ero convinta di riuscire a mantenere, sì, a mantenere la questione sotto controllo. Poi sono arrivata all'apice che andavo a spendere anche 600-700 euro al giorno.
E allora come facevi a trovare questi soldi? Sei disposto a tutto pur di comprarla. Mm-hmm. Non te ne frega più niente, né del tuo pudore, né della tua faccia. E vai, rubi, fai di tutto. Fai di tutto. Quando Alexandra è arrivata a San Patrignano, ha iniziato a lavorare nel settore della lavanderia. La lavanderia è divisa in varie sezioni. C'è la parte della numerazione, la parte dove c'è il banco dell'usato. E tu che facevi qua? Io praticamente cucivo. Cinzia è la responsabile del settore della lavanderia ed ha aiutato Alexandra durante il primo periodo passato in comunità. Quando è arrivata Alexandra, come ti è sembrata? Era devastata, non era una ragazza giovane della sua età di 20 anni. Piano piano invece è riuscita a riprendere tutta la sua età, il suo sorriso, è bellissima l'Alex. Io ho fatto uso di eroina per 15 anni, quindi ho un bagaglio di esperienza su quel campo grosso e quindi anche tutte le debolezze, le voglie, cosa può succedere a una donna, perché quello che succede a una donna quando frequenta un certo ambiente sono cose molto tragiche. Avevo escogitato questo modo per fare i soldi. Praticamente mettevo un annuncio su internet nei siti di incontri in cui mi facevo vedere che comunque si era una ragazza giovane. Tipo, se vuoi odorare il profumo dei freschi fiori primaverili, vienimi a cercare, insomma, così. E si andava in albergo. Con questi clienti? Sì. Esatto. In albergo io dicevo, guarda, ci tengo alla pulizia, mi faccio una doccia, fattela anche tu, per favore. E magari qualcuno ti diceva, no, ma io mi sono già lavato. Allora dicevo, dai, vado a prendere il posacenere, vedo se posso fumare una sigaretta. Oppure non funziona la caldaia, vado a vedere che succede. Oppure sì, dov'è il telecomando della televisione. Quindi mi facevo dare i soldi prima, 100-200 euro, e poi scappavo. Ogni scusa era buona per scappare. Tante volte mi è andata bene, tante volte invece è successo che magari incontravo due volte la stessa persona e mi metteva le mani addosso, oppure è successo una volta uno mi ha portato in autostrada, mi ha lasciata in mezzo al nulla, a 30 km dal primo casello, mi ha buttata proprio fuori dalla macchina. Dopo aver avuto un rapporto con te o perché sarà arrabbiato? No, semplicemente perché era arrabbiato, giustamente gli avevo rubato i soldi. E quindi cercavi di evitare di avere rapporti sessuali? Esatto. Lei era arrabbiata in quel momento con Alexandra? Io ero arrabbiata di più con me stessa, perché mi stavo a fare mille domande io su dove avevo fallito. Sì. Verso di te, verso di mia figlia. Io ho detto, guarda, la strada è una. E io sto frequentando l'associazione di San Patrignano. La tua salvezza può essere San Patrignano, se tu vuoi fare quello che ti sto consigliando io, bene, se no noi due è meglio che interrompiamo qualsiasi collegamento. Quando tua mamma ti ha fatto questo discorso, cosa hai fatto? Per un mese sono riuscita a stare buona. Mm-hmm. Dopo sono scappata di nuovo. Di casa? Sì. Quando sono andata via di nuovo di casa ho iniziato con le siringhe. Ok. Sempre di eroina e di cocaina. Ehi, sì, ho finito adesso di lavorare. Ma quando sei arrivata a San Patrignano che tipo di impatto hai avuto? Mi hanno inquadrata subito, mi hanno chiesto quali erano le mie intenzioni. Poi la cosa che mi aveva spiazzato è che a una certa mi hanno detto, quindi quanto tempo pensi di durare prima di scappare? Sì. E io gli ho detto, ma io non scappo. Loro mi hanno detto, sì, dicono tutti così, poi quando arrivano i momenti difficili ne riparliamo. Il primo periodo com'è stato? Il primo periodo è stato molto difficile. Non sei abituato, semplicemente. Arrivi che sei un selvaggio e ti reinserisci nel mondo, no? Poi è strano perché mangi insieme a tante persone a tavola. Si cerca anche di socializzare un po', di raccontarsi, anche con degli argomenti un po' più leggeri. Quindi impari di nuovo a parlare, a stare con le persone.
Adesso il tuo percorso è finito? Sì, ho fatto la seconda verifica. Prima della seconda verifica ho fatto uno stage retribuito perché io in lavanderia ho imparato a cucire. Sono stata lì a stage per 3 mesi. Tornata dalla seconda verifica ho iniziato un servizio civile che durerà 1 anno. Mi impegno a dare una mano alle ragazze. Diciamo che quando arrivi è un po' come stare nella nebbia, quindi un faro un attimino ti serve. Viene qua chi vuole tornare a vivere una vita senza avere una dipendenza da una sostanza, indipendentemente che sia una sostanza illegale, diciamo come l'eroina, o una medicina che ti viene prescritta in un ambulatorio, che però ha lo stesso meccanismo d'azione dell'eroina. Quindi qui vengono quelle persone che non accettano quel tipo di soluzione e vogliono continuare a vivere la vita, diciamo, assolutamente come tutti. Uno deve stare qui 3 anni. Sì. In questi 3 anni ci si può anche innamorare, visto che ci sono ragazzi e ragazze? Poi vietato. Beh, sarebbe preferibile di no, nel senso che il percorso è orientato comunque a fare prima, a concentrarsi prima sugli obiettivi che si pone una persona quando entra qua. Però siamo fatti anche di carne, se capita, capita. A me è capitato. Quando la gente smette di drogarsi, il cervello rimane privo di stimoli, di emozioni. C'è un periodo di completamente fame di emozioni. Tu capisci che qui maschi da una parte, femmine da un'altra parte, non fumi, non puoi far questo, non c'è più un contatto fisico, viene anche naturale poi andare a, come dire, riempirsi di sguardi e di cose che potrebbero anche non sussistere, no? Ma nel caso di ospiti omosessuali come vi regolate? Se uno è omosessuale è nello stesso settore della persona che magari verso cui prova attrazione. Diciamo, fin dall'inizio San Patrignano ha in qualche modo cercato di educare le persone a un comportamento di un certo tipo indipendentemente dall'orientamento sessuale. Si è cercato di educare le persone a evitare i comportamenti trasgressivi che possono essere presenti sia nelle relazioni eterosessuali che nelle relazioni omosessuali. Però se io sono un ragazzo che è entrato nel settore dei muratori e sono qua da 6 mesi e mi piace una tipa che lavora in lavanderia, io a un certo punto sento il bisogno di parlarne, lo dico e dichiaro al mio educatore: guarda, a me mi piace la ragazza della lavanderia. Certo. E questo mi dice: scordatela, e mi fa così con la mano, mi dice: guarda, non ce n'è, tu devi pensare alla tua strada, devi pensare alla tua vita, al tuo percorso di qua di là. E va bene, io me ne torno in camera con le orecchie basse e poi dopo però a me questa donna, questa ragazza mi rimane nella testa. Passano altri 6 mesi e dico: guarda, a me mi continua a piacere questa ragazza della lavanderia. E allora lui a quel punto dice, mi dice a me, non mi rompere le scatole, però si informa con la responsabile dell'educatrice della lavanderia se per caso io ho preso un abbaglio oppure sono ricambiato. E quindi di chi ti sei innamorata? Di Costantino. E che fa lui? E lui ha fatto il percorso in cucina. Adesso è il pizzaiolo, di cuoco, di spaccio, la pizzeria della comunità. Anche Costantino ha finito il percorso in comunità e ha deciso di rimanere lavorando come cuoco. Facciamo veloce con questo. Vabbè, adesso mi dovete raccontare come vi siete innamorati però. Ci siamo innamorati inizialmente con un gioco di sguardi, perché cioè non, sì. non puoi fare altro. Non puoi fare altro perché devi sempre stare allerta, perché qua dentro ci sono delle regole, giustamente sempre. La regola qual è? La regola che devi dirlo subito al tuo operatore che ti segue? Sì, c'è quella. Cioè, mi piace quella ragazza. Sì. Che hai detto? Mi interessa quella ragazza? No, io inizialmente quando sentivo veramente che. Quando la vedevo qualcosa dentro di me si smuoveva, sono andato dai miei responsabili e gliel'ho detto. Ma
Ma dove vi hanno fatto incontrare? L'ufficio davanti a tutti. Ah, davanti a tutti. Sì. Sì, infatti c'erano le ragazze del suo settore che sbucavano da tutte le finestre. Facevano, capito? Il tifo? Sì, proprio. Si erano portate i piatti, perché loro lo sapevano che io dovevo essere sbloccata quel giorno, solo io non lo sapevo. Piatti per festeggiare? Quelli là che fanno psh. E quando vi hanno messo insieme, cosa vi siete detti? Io mi ricordo che ci siamo abbracciati e poi ho detto ce l'abbiamo fatta. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Tutti timidi e imbarazzati? Io di meno. Sì, no, ma io di brutto. Lui era così. Tutte le ragazze sue là che spiavano dalla finestra. Lui era un blocco di ghiaccio, io invece ero tutta, evviva che bello è! Ma perché il bacio no? Diceva, dai, muoviti, no, ma ce lo siamo dati, però veloce, era una circostanza comunque. Sulle labbra? Sì. Sì, sì. Come? Però... Lasciamo San Patrignano ed entriamo nella vita e nelle storie della comunità La Torre di Modena del gruppo CEIS. Può ospitare fino a 60 persone. Ogni percorso dura mediamente 2 anni e, come nel caso di San Patrignano, è completamente gratuito. All'inizio del percorso agli ospiti viene chiesto di non incontrare per almeno 6 o 7 mesi familiari ed amici. A differenza della comunità di San Patrignano, qui è permesso fumare durante i momenti di pausa delle varie attività. Come li chiami queste riunioni, gruppi? Sono dei confronti quotidiani che fate? Ogni giorno noi abbiamo dei momenti fissi che appunto sono i nostri riti e aiutano i ragazzi ad acquisire una regolarità, che è esattamente l'opposto di quello che accade quando usano sostanze. Perdono completamente la cognizione di tutto ciò che è regolarità. Quando una famiglia si trova in difficoltà con un figlio che ha un problema serio con la droga, cosa deve fare? Può avere un punto di accesso con un operatore che raccoglie la domanda e poi può valutare insieme alla famiglia in questa consulenza se proseguire il rapporto con noi o rivolgersi al CERT. Noi abbiamo un telefono attivo sempre 24 ore su 24 che può accogliere le domande di aiuto, e sono tante, soprattutto da parte dei parenti, degli amici, dei familiari, prima ancora che intervenga la persona. Io ho caricato Adrian perché Luca aveva bucato la bici, quindi ho usato la bici di Adrian e Luca ha portato la bici con la buca, io ho caricato Adrian. Tu però mi hai detto Adrian, Mario. Mi sono confuso, Ho capito, però dopo tu capisci che io mi arrabbio con lui? Secondo te porto Luca sul manubrio della bici? In effetti era una cosa faticosa. Dai, buon appetito, Mario. Un attimo! Ma no, non lo so, non... Non ho capito. Comincio a seguire Mattia, un ragazzo di 18 anni di Salso Maggiore, che è arrivato in comunità 2 anni fa, dopo uso e spaccio di cocaina e una serie di furti che lo hanno portato all'arresto ed alcuni mesi di comunità presso un carcere minorile. Mattia sta parlando dei suoi piani futuri con Lara, la sua educatrice. Infatti è quasi arrivato alla fine del suo percorso. Mancano pochi mesi e si sta avvicinando il momento in cui Mattia dovrà decidere se tornare dai suoi o andare a vivere da solo. Ti do un annuncio, neanche tu sei perfetto. Stai pensando dopo di andare a vivere per conto tuo, non di andare con i ragazzi? Non lo so, nel senso, vediamo, c'è ancora tempo per deciderlo, non è una cosa imminente, però sì. Cioè, per il momento più da solo che con i ragazzi. Che tipo è Mattia? Aveva già commesso svariati reati, aveva già fatto un bel po' di casini. Litigava a casa, rompeva oggetti. Con l'arresto si è arrivati al culmine della disperazione dei genitori. Raccontami un po' la tua storia, come sei arrivato qua, in questa comunità? Sono arrivato qua dopo un paio di mesi nel carcere minorile di Bologna, al Pratello. Perché cosa avevi combinato? Avevo una qualche denuncia, la più importante, diciamo, per spaccio. Di cosa? Cocaina.
Avevo un paio di denunce a piede libero per furto. Di cosa? Di appartamenti. E quanti anni avevi quando hai fatto queste cose? Quando sono stato arrestato avevo quasi 17 anni, li ho compiuti al Pratello. E questi reati li avevo commessi nell'anno prima, quindi dai 15-16 fino a quando sono stato arrestato. Come avete scoperto che Mattia si drogava? Ve l'ha detto lui? No, me ne sono accorta io, anche perché vabbè, io sono a casa, quindi io li vedo di più, non è che... E me ne sono accorta che era alterato, che c'era qualcosa che non andava, per cui cominci a controllare la stanza, gli zaini e te ne accorgi, insomma, trovi quello che devi trovare. E poi insomma lui ha cominciato a vedere che marcavamo stretto, come si dice, cioè gli stavamo addosso, e quindi lui ha cominciato a scappare di casa, a star via 2 giorni, insomma, a cercare di fare lo stesso quello che voleva, anzi alzando di più il tiro, più c'era la pressione, più lui... Ma quello è un po' un classico, insomma, già dell'adolescenza. Che tipo di droghe hai usato oltre all'hashish e alla marijuana? Ho usato la cocaina, quella diciamo più con più frequenza, poi ho provato pure eroina, acidi, pasticche. Ma come sei arrivato a usare queste sostanze? Diciamo che ho iniziato ad allontanare le compagnie sane che avevo, quelle legate alla scuola, allo sport, che giocavo a calcio. Sì. E ho iniziato a frequentare, diciamo, ragazzi coetanei e non che praticavano quelle abitudini che avevo io, cioè fumarsi le canne, uscire a bere. E una cosa tira l'altra, in mezzo a quel gruppo c'erano persone che già spacciavano più grandi di me. Mi sono fatto, diciamo, attirare particolarmente da tutta quell'abbondanza di soldi facili. Li vedevo molto indipendenti, vedevo persone che riuscivano a sostenersi da sole, che non avevano bisogno della famiglia, potevano comprarsi quello che volevano. Quando la situazione di Mattia degenera, i suoi genitori decidono di rivolgersi ad un tenente dei carabinieri. L'avete denunciato praticamente? L'abbiamo denunciato. Che è successo? Sì. L'hanno arrestato? L'hanno fermato? No, non hanno fatto nulla, proprio perché scappava, quindi con le sostanze c'erano delle minacce familiari, c'era... Cioè, ti minacciava? Con sua mamma un pochino, è stato un po'... E soprattutto quando gli abbiamo sequestrato, diciamo, la cosa che lui pensava l'avessimo buttata via e voleva che... La cocaina? No, parliamo solo di hash, cocaina non l'abbiamo mai trovata. Il sospetto l'abbiamo avuto, che forse però noi abbiamo sempre solo trovato dell'hashish o della marijuana. E lui voleva che gli dessimo i soldi perché doveva pagare questi suoi amici e noi non glieli volevamo dare, giustamente i soldi non glieli davamo. E quindi una volta ho detto, vabbè, dopo se poi vengono i miei amici a cercarvi, sono affari vostri. Abbiamo scoperto poi dal tenente che questa si chiama estorsione, sì, che è una cosa pesantissima. Fatta da un minorenne sicuramente. Nei confronti dei genitori, poi. Nei confronti dei genitori. Quella più grave. Ma da questo a furto di appartamenti come sei arrivato? Sono arrivato quando l'utilizzo di droghe è aumentato e lo spaccio, diciamo, gli introiti dallo spaccio sono rimasti quelli, e quindi mi trovavo senza soldi a dover pagare chi me la forniva. E quindi ho dovuto trovare modi per raccimolare un po' di soldi per pagare i debiti che avevo fatto. Ma voi in quel momento cosa pensate? Che lui fosse fuori di sé per addirittura arrivare a minacciarvi? Ma no, che fosse finito davvero in una compagnia sbagliata, persone grandi che lo hanno coinvolto, gli hanno fatto credere chissà che cosa, poi si vedeva i soldi in tasca, in giro a spendere, alberghi. Senti, il punto di rottura di questa situazione qual è stato? Il carcere? Il punto di rottura sicuramente l'arresto. E poi col fatto che appunto scappava, non si poteva andarlo a cercare, e infatti io col tenente ho detto, adesso vuol parlare con i servizi sociali, il tenente è stato molto brillante, mi ha detto, io parlo direttamente col prefetto, mi ha detto. Così ha fatto, lui ha organizzato il fermo, quando ha avuto l'autorizzazione per fermarlo, lo sono andato a cercare. Fino ad allora Mattia girava libero, tranquillo, ignaro di tutto, come se niente fosse. È stata una cosa molto veloce, è stato arrestato in centro quando ero in giro con i miei vecchi amici.
Non ho scoperto che stavo andando in carcere finché non ci sono arrivato, perché non mi era stato detto niente. Sì. E quindi ci ho messo un paio di giorni a realizzarlo. Per un anno avete perso un figlio, è diventato un anno. Sì, con molto dolore all'assistente sociale avevo detto non è più mio figlio. Con molto dolore perché mi sembrava una frase quasi naturale dire che non lo riconosci più. Lui dopo qualche mese era già alla comunità La Torre, che è uscita, ci ha ringraziato per averlo fermato, perché da solo non ce l'avrei fatta. Quindi è stata una cosa abbastanza toccante quella, anche perché io soprattutto mi sentivo molto in colpa, perché poi fisicamente ero andato io in caserma, quindi il fatto di non c'era un figlio è sempre una roba brutta, però è quello che lo può salvare. Questi due anni, insomma, cosa ha cercato di dirti tuo padre? Ma tua mamma, insomma, allora, mio padre credo si sentisse forse un po' in colpa. Sì. Nel senso che l'ultimo passo l'ha fatto lui andando dai carabinieri e denunciando, dicendo non ce la facciamo più, mio figlio fa questo, questo e questo. Ha detto tutto, però sì. Ha fatto bene però. Io assolutamente, l'ho ringraziato un sacco di volte, ma non lo so, nei suoi occhi quando ne parlo di sta cosa vedo un po' di sensi di colpa, sta cosa mi dispiace, io più che dirgli grazie non posso fare niente, però mi rendo conto che... E l'avrà deciso in accordo con tua mamma? Sì, mi ha raccontato diciamo la mattinata ed è stata difficile, cioè l'hanno passata tutte e due ore e ore a piangere nel cercare di capire cosa fare e capisco che non sia stato facile. Mattia ha passato alcuni mesi nella comunità pubblica che fa parte del carcere minorile del Pratello a Bologna. Essendo minorenne, grazie alla sua buona condotta, il magistrato gli ha concesso di evitare il processo. I reati sono stati stralciati dalla fedina penale e Mattia ha avuto la possibilità di proseguire il suo percorso all'interno della comunità La Torre di Modena. Quindi è arrivato qui, insomma, con un atteggiamento abbastanza strafottente, cioè della serie, ok, va bene, facciamoci sto periodo di comunità, piuttosto che stare in carcere va benissimo. Si è presentato in maniera molto educata, in realtà molto tranquillo, molto accondiscendente. Ci è voluto un po' per scoprire insomma il vero Mattia. All'inizio c'è stato un distacco. Di quanto tempo? Adesso non ricordo bene, forse un mese passato prima che è stato difficile vederlo. Insomma, è appena denunciato, non lo vedi più, insomma, era certo che era difficile. È riuscito ad esprimere ai genitori cose che non era mai riuscito a dire loro. Per esempio? Difficoltà che aveva avuto nei loro confronti, il fatto che sentisse delle grosse aspettative su di lui, soprattutto da parte della mamma, questo rapporto che talvolta lui risultava un pochino soffocante nei confronti della mamma, la difficoltà di prendere certe posizioni da parte del papà, tutti elementi che comunque insomma per Mattia sono stati faticosi da affrontare. Ok, poi 40 euro il pranzo, dove li hai spesi 40 euro? Ah, è stato quando siete andati a? A Bologna. 3 euro biglietto del bus? Questo 1,50 e l'altro 1,50. E l'altro ce l'hai? No, non ce l'ho. Oh, poverone. 31,47 meno 5,50. Risulta 25,97. Come mai qua c'è 27,06? Ah, non lo so, ho sbagliato nei conti. Ma i soldi chi glieli dà? I genitori? I soldi adesso usa quelli che sta guadagnando lui. Ok. Lavorando? Lavorando, voi. Certo. Queste operatrici si possono anche affezionare a un certo punto? Sì, io credo di sì, io credo che se no non sarebbero umani. Perché loro dicono che anche lì si crea una specie di famiglia a un certo punto. Ecco. Cioè, sì. C'è il rischio che i genitori poi siano un po' gelosi di questo rapporto esclusivo tra le operatrici della comunità e i propri figli? Ma io posso parlare per me? No, io no, nel senso che forse non vorrei sembrare arrogante, però io sono sicura del rapporto, cioè del bene che mi vuole Mattia e del rapporto che ho con Mattia, quindi chiunque altro lo può aiutare o gli può fare del bene, io ne sono altro che contenta, non mi sento minacciata. Quando un ragazzo o una ragazza è stata qua tanto tempo, no? Un anno, due anni, capita invece che i genitori ti dicano ma non è il caso ormai che possa tornare a casa? Sì. Magari tendono a...
accelerare, sì, sì, sì. No? Un percorso che in realtà ha bisogno di tempi precisi. Sì, è per quello che noi facciamo dei gruppi, degli interventi, degli incontri continui con le famiglie. Tutti i martedì sera in questa comunità c'è l'incontro fra i genitori, perché il programma non va avanti senza la famiglia. Da qualche mese Mattia ha il permesso della comunità per tornare a casa dei suoi genitori e passare la domenica insieme alla sua famiglia. Senta, ragazzi, i suoi figli come hanno reagito a tutta questa storia? Allora, all'inizio... Il fratello più piccolo di Mattia. Sì, per Nicolò è stato impegnativo, perché Mattia era il suo punto di... il fratello maggiore, quindi insomma... In più credo che ci fosse anche, cioè, ovviamente la sofferenza nostra, mia e di Stefano era evidente, cioè ci sono state cose che sono successe in casa anche con Mattia che non è che potevi nascondere. Scene di lui che sbraita, vuole qualcosa, insomma, vuole che lo porti di qua, vuole 10 euro, insomma, tante cose. O che scappa di casa, perché è scappato anche quando c'erano loro. Cosa le dicevano? Che sta succedendo a Mattia? Cosa le chiedevano? No, loro a parole non tanto, a fatti erano molto affettuosi. Mi stavano molto vicino, più a me perché forse, vabbè, sono più in casa ovviamente, ma anche perché credo, insomma, per proprio un motivo naturale, no? La mamma. Nicolò un po' meno, perché probabilmente, insomma, c'è un periodo che è stato un po' arrabbiato con lui, credo, per il fatto, sì, di essere andato via, di quello che faceva e di far soffrire noi. Quindi l'amore per un figlio deve superare anche le minacce. Penso che sia naturale superarle. Secondo me quello che non è naturale è arrivare a denunciarlo, non è così naturale. Però io credo che sia stata l'unica cosa. Se posso dire qualcosa ai genitori è di fermarli il prima possibile. Loro tanto non li ascolteranno in quel periodo lì, quindi non hanno armi per poterlo, se non quella appunto di affidarsi alle autorità. Sarà brutto, sarà doloroso. Io ricordo quel viaggio lì da casa a Fidenza, è un viaggio di 20 minuti come il più lungo della mia vita. È stato, mi sono fermato 4-5 volte durante il viaggio e poi insomma, cioè, pensando che era l'unica cosa che si poteva fare in quel momento, ho trovato il coraggio di arrivare fino in fondo, insomma. E adesso che progetto hai? Ah, adesso il progetto è mettermi da parte qualche soldo da potermi sostenere da solo una volta fuori. Quanto dovresti stare ancora qua? Almeno un altro 9-10 mesi, insomma. Quindi diventerebbero 3 anni passati qui? In totale, sì, quasi 3 anni, 2 anni e mezzo. Hai capito perché ti drogavi? Sono sempre stato fondamentalmente molto insicuro. E nascondevo tutto questo con la facciata del duro, di quello che... il ribelle, diciamo, tra virgolette, quello che spacciava, che si drogava quando era una cosa che non si poteva fare. Quindi il primo aiuto per una famiglia è il servo. Sì, in genere sì, le famiglie fanno un po' fatica, le persone in generale, a rivolgersi ai CERT, perché c'è questa etichetta, questo stigma, però siamo i servizi deputati appunto ad affrontare queste problematiche di dipendenza da sostanze legali e illegali, perché trattiamo anche il problema alcol. Nel senso che a volte si vergognano. Sì, sì, c'è questo senso di vergogna, venire. Poi le famiglie, i genitori che vengono qua aleggia, diciamo, un senso di colpa molto forte in questi genitori, perché magari si interrogano sulle loro responsabilità, sulle loro mancanze, sulle omissioni, e quindi questo è un vissuto che pesa molto. In alcuni casi le varie sedi italiane del SERD cercano di aiutare i tossicodipendenti con diverse terapie. Se gli ospiti hanno bisogno di disintossicarsi, esistono alcune strutture sotto la denominazione COD, cioè Centro Osservazione e Diagnosi. Nei casi più complessi, il SERD consiglia il percorso in comunità con relativo distacco dalla famiglia. Marzia è una giovane educatrice che lavora nel settore di questa comunità. Qual è il momento più difficile? Quando arrivano dal periodo di disintossicazione? Sicuramente il primo momento...
di inserimento in comunità è quello più difficile, soprattutto per gli adolescenti, perché c'è tutto il tema del distacco dalla famiglia. Non solo, appunto, vengono allontanati dalla famiglia, dal loro contesto di appartenenza, in più, come dire, non hanno più la possibilità di fare uso di sostanze, per cui è come se si trovassero un po' nudi di fronte a tutte le loro questioni. E il lavoro è quello di cercare di supportarli in questa fase, di capire che tutta la tempesta emotiva che hanno dentro si può guardare insieme e si può pian piano fare un po' d'ordine. Tra i vari ospiti del modulo blog, Marzia sta seguendo da alcuni mesi anche Samuel, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza da eroina, che nel frattempo è diventato maggiorenne. Io vengo da una situazione economica un po' difficile, e quindi quando uscivo con i miei amici mi sentivo un po' a disagio perché non potevo mangiare la pizza, gli altri si compravano i vestiti, io no, non trovai neanche un lavoro. Così demoralizzato, depresso, decisi di prendere la strada più breve. Così, aiutato da un mio amico, iniziai a spacciare la marijuana. Samuel è ospite della comunità La Torre da 9 mesi. Ha cominciato a fare volontariato e lavora in una struttura esterna a Modena. Come molti ragazzi della sua età, ha assunto sostanze stupefacenti per la prima volta insieme a ragazzi più grandi di lui. Un giorno ci siamo messi in un parcheggio dietro la stazione e questo ragazzo caccia una stagnola, una carta argentata e inizia a fumare. Era eroina? Sì. Dopo un po' io gli chiesi, ma che effetto ti fa questa cosa che stai fumando? E lui mi disse, guarda, ti rilassa un sacco, come se ti fumassi 100 canne. E il giorno dopo devo andare a scuola, mi svegliavo presto. Mia mamma mi lascia 20 euro e ho comprato un grammo di eroina, un grammo e due. Vado dietro scuola mia, in un posto abbandonato, e c'era un signore che mi insegnò a fumare l'eroina. Ma ne hai comprata per te o per venderla? No, per me. Tuo uso? Sì, sì. Quanto costava? 20 euro al grammo. Lui parla proprio di una sorta di anestesia che deriva proprio dall'uso della sostanza, nel senso che proprio davvero c'è un congelamento di tutte le questioni, belle, brutte, non esiste più niente, esiste un chiudersi in se stessi dove però nulla può toccarti. Ho fumato praticamente un grammo da solo, quindi lì l'ho sentito proprio... Sono entrato in classe che ero anestetizzato, tutto il corpo era anestetizzato, il cervello era vuoto, cioè non riuscivo a pensare a niente. In quel momento avrebbero potuto chiamarmi e dirmi guarda che è andata a fuoco la casa e io non provavo niente. Su di me ha avuto una forte dipendenza da subito. Tutti i giorni fumavo e io spacciavo l'erba, con i soldi ci compravo la nera e fumavo tutto il giorno. La nera che cos'è? A Pescara si chiama la nera, l'eroina. Vai a lavorare? Sì. Che lavoro fai? Il segretario. Devo rispondere alle chiamate. Le passo e segno chi entra e chi esce. E riuscivi a mascherare a casa? Cioè nessuno si accorgeva sì. di niente? Riuscivo a mascherare perché fumandola riuscivo ancora a capire ed essere lucido da una parte. Io ho fatto 3 anni di uso. Verso l'ultimo anno dei 3 anni ho iniziato anche in via endovenosa e là si è distrutto tutto perché non ragionavo più. Facciamo questo esercizio con tutti. Vi stringete, Natasha chiudi gli occhi, ti lasci andare. Tranquilla che hai chi ti tiene. Ok, stop. Sono nel mondo delle sostanze da 10 anni. Sono scappata di casa a 17 anni. Io abitavo a Modena. Sono andata a vivere a Bologna con la mia ex ragazza, perché in quel periodo avevo una ragazza. Non è stata una bella infanzia. Mio papà, anche lui, era un tossicodipendente. Quindi io, già da piccolina, le ho sempre odiate le sostanze. Tua mamma non faceva uso di sostanze? No, mia mamma no. Mio papà ha iniziato a fare uso dopo che si sono sposati, quando mia mamma era incinta del terzo figlio.
E quindi da quando ho iniziato a fare uso non era mai in casa. Cosa usava lui? Lui usava eroina. Sono andata via di casa e l'unica cosa che volevo era non soffrire. Non volevo, cioè io quello che mi sono detta, non voglio più piangere. Stando comunque in centro a Bologna, conosci tante persone, anche molte persone che usano, e alla fine ci sono cascate in mezzo. Sì. Ho incontrato questo ragazzo che fumava la cocaina. Ho iniziato a fumare con lui e da lì ho iniziato a drogarmi. Andavo ai rave party e quindi poi ho iniziato a usare di tutto. Cocaina, pastiglie, trip, di tutto. MD? MD, di tutto, veramente di tutto. Finché usavo così non stavo bene, però riuscivo comunque ad avere una vita, andavo a lavorare, mi mantenevo, ero autonoma. Che lavoro facevi? Facevo cameriera, ho fatto la barista. Incontro sto ragazzo in Sardegna che fumava eroina. Pur di stare con lui, inizio a fumare eroina. Oggi in centro. Vai in centro? E speriamo di non incontrare nessuno. A te c'hai ancora dei problemi a farti vedere da ragazze? Da? Dai tuoi amici? No, i miei amici, no, ma io non ho problemi a farmi vedere dalle persone che conosco. Allora qual è il problema? Io ho il problema di incontrare persone scomode per me. Ma non perché mi vedano. Non perché mi vedano, che poi io collego i ricordi. E dopo non vado in craving, però mi smuovo un po', capito? Cosa significa andare in craving? Andare in craving vuol dire che dopo tempo che hai smesso di usare la sostanza ti viene voglia in determinati momenti e ci pensi molto. Mm-hmm. Ti viene un'irrefrenabile voglia di sostanza. Cioè una voglia che ha varie intensità, a volte riesci a controllarla e quando è troppo intensa non riesci a controllarla. 3 o 4 mesi fa avevo fatto un sogno, cioè io non ho mai fumato crack in vita mia, ho fatto un sogno dove ho fatto un tiro dalla bottiglia. Ho avuto una sensazione di piacere, che me la ricordo ancora, cioè era fortissimo proprio, fortissimo. A me capitava. Ma sembrava vero, sembrava, cioè, non so, il mio cervello ha riprodotto quella cosa lì perché sembrava troppo vero, mi sono svegliato e ho detto cazzo ho fatto. Non collegarlo allo sballo, tu collegalo allo schifo che facevi prima, alla vita di merda che facevi prima, capito? È successo che ho iniziato a fumare eroina tutti i giorni, hanno iniziato al lavoro a licenziarmi. Perché se ne erano accorti? Sì, o se ne accorgevano e non me lo dicevano, che secondo me più delle volte era così, perché mi licenziavano, io non capivo neanche perché. Quando non ho avuto più un lavoro, diciamo che la vendevo anche qualcosa. Sì. Poi ho iniziato anche a pensare di fare altro, perché poi arrivi a quei livelli là. Uh-huh. Quando sei donna e non sai come fare, che stai male, pensi anche a fare altre cose. Mm-hmm. Purtroppo mi è capitato un paio di volte e per fortuna no, mi sono schifata da sola, quindi mi sono fermata. Sì. Per fortuna. Mi è capitato un paio di volte che facevo credere o promettevo cose a degli spacciatori. Sì. Che puntualmente me lo chiedevano. Mi chiedevano prima se volevo fare qualcosa con loro prima dei soldi. Sì. E è successo qualcosa e non mi è piaciuto per niente. Ma ti sei anche disintossicato completamente o no? Pescara no. A Pescara no, perché ogni volta che arrivavo, io prendevo 8 mg di subuxone, ogni volta che arrivavo a 6 andavo in crisi e andavo al CERT, sputavo la terapia e il CERT si trovava vicino a comunque un luogo di spaccio, io attraversavo e mi facevo uso. Pronto, c'è una del CERT di Bologna, te la passo. Sei mai scappato dalla comunità? Erano tipo 3 mesi che ero qui, è successo che era una settimana che sapevo che dovevano venire i miei genitori, quindi avevo l'ansia.
e non andavo a parlare in ufficio. Di solito consigliano di andare a parlare in ufficio quando si è un po' giù. Invece io una settimana non ho parlato, ho accumulato. La domenica io non faccio mai le ordinarie, perché prima c'era una regola che i blog non fanno le ordinarie la mattina, cioè il pulire, però apparecchiano la sera, così nessuno si sarebbe accorto della mia mancanza. Così sono sceso da dietro con uno zaino vuoto, sono andato verso l'orto, in fondo all'orto c'è un cancello, l'ho scavalcato, sono andato al centro di Modena, ho rubato due completi, sono andato da dei tunisini, glielo ho venduti, mi hanno dato 50 euro, però hanno capito male, io volevo l'eroina, mi hanno dato la cocaina. Sono andato nel parco che è qui dietro e ne ho fatto uso. Mi sono salite le paranoie e allora sono tornato dentro. C'entra sta mamma, fogli di carta, la salita si fa calda, oh scusa fai, tu che guardi me, io che guardo te, nella torre, voleremo su Saturno. Vi siete stufati di sta droga a sto punto, sì o no? Di brutto. Fa perdere tempo, amici, soldi, famiglia, lavoro, salute, tutto. E non serve a niente. Non serve a niente, è come zecca vivere in un mondo artificiale, cioè come se tu volessi vivere dentro un film, però poi ti accorgi che quando finisce il film non c'è niente, c'è solo sofferenza, quindi... Quanto pensi di stare ancora qui? Io adesso sono qui da quasi 8 mesi, tra un po', un anno e mezzo ci potrei stare, perché comunque a settembre inizio la scuola, quindi finisco la scuola, magari ricerco un po' il lavoro. Sono cambiato, fortunatamente. L'eroina è una brutta bestia perché non riesci più a dar retta a qualcuno, capito? Sì, neanche i tuoi migliori amici? No. Mia madre ha provato veramente di tutto, ha cercato di farmi vedere cosa sarei potuto diventare, comunque la morte, le cose, e neanche la morte poteva spaventarmi comunque. Siamo pronti? È arrivato un momento importantissimo. Venerdì fai la tua prima verifica a casa. Ok. Abbiamo parlato tanto delle cose belle che andrai a fare, vedrai amici, i nonni, a cui sei legatissimo, la mamma. Però cerchiamo di capire anche un po' quali sono i rischi. Devo cercare di stare lontano dal mio quartiere. Non lo so, se incontro qualcuno che conosco, devo cercare di... non devo essere da solo. Poche ore dopo Samuel è partito per Pescara con sua mamma. Durante il weekend passato in famiglia a Pescara, Samuel, di nascosto, ha fatto di nuovo uso di sostanze stupefacenti. Poi, lunedì, è tornato in comunità a Modena. Si è sottoposto regolarmente alle analisi, ma prima che arrivasse il referto, è scappato e non è più rientrato in comunità. A Fidenza incontro Chiara, ha 29 anni ed ha terminato il suo percorso di 2 anni presso la comunità La Torre di Modena, a causa di una forte dipendenza da eroina. Ora vive in un appartamento insieme ai suoi 2 figli, rispettivamente di 3 e 8 anni, e lavora a Fidenza. Quando è entrata nella comunità La Torre, il suo primo figlio aveva 4 anni e Chiara era incinta della seconda figlia. Sua mamma, invece, era venuta a mancare pochi mesi prima, a causa di una grave malattia. Cosa fai di lavoro adesso? Adesso faccio le pulizie all'outlet. Io ho un sacco di amici che, poverini, stanno ancora male. E si vergognano a farsi aiutare. Ho parlato con un ragazzo che, poverino, ha dei problemi seri e si vergogna ad andare al CERT. È come ammettere che hai un problema con la droga. Sì. Tutti guardano l'entrata del CERT, tutti quelli che passano guardano l'entrata del CERT. Male, oltretutto. Certo. Strano. Io ho cominciato che avevo 14 anni. Con che tipo di sostanze? Ah no, allora, le prime sostanze le ho iniziate prima, non tanto prima, avevo avuto 13 anni. E ho iniziato a fumare delle canne. A 13 anni? Sì. Poi c'è stato un boom qua a Fidenza, che tutti hanno iniziato a provare questa cazzo di eroina, ma tutti, cioè era una cosa allucinante, erano tutti incuriositi. Se prima era assolutamente da schifosi, poi non so com'è cominciata tutta questa cosa qua. Comunque, e quanti anni avevi a quel punto? 16 forse? No, avevo sempre 15 anni. 15 anni. Lei ha cercato di intervenire, di aiutarla? Sì, ovviamente sì. Era sincera Chiara con lei? No. Il problema è sempre quello. No, lei non era sincera e diciamo che
nascondeva abbastanza bene i problemi. Dopo la tua prima volta con l'eroina, che è successo? Quando è che sei diventata veramente dipendente? Mi sono accorta che non andava bene quando per la prima volta mi sono trovata senza. E sono stata male. Male in che senso? Male fisicamente. Purtroppo l'eroina ti dà un'astinenza fisica che è micidiale, cioè è come avere addosso un virus, cioè a mille volte più forte. Non riesci a alzarti dal letto, non riesci. Se ti alzi è per andare in bagno perché stai male. Non hai più la coscienza della temperatura che c'è fuori, ad esempio, cioè, caldo freddo, hai continuamente freddo, hai continuamente caldo, cioè sei completamente svalvolato e poi stai proprio male, cioè i muscoli, le ossa e la testa, assolutamente cadi in una depressione totale, cadi in depressione. Adesso tu hai due figlie, no? Io ho un maschio e una femmina. Il maschio quanti anni ha? 8. E la femmina? 3. E a 13 anni, quando avranno 13-14 anni, cosa farai per aiutarli, visto quello che è successo a te? Cioè, a parte io spero di accorgermene, avendo usato, spero di accorgermene. Chiara torna nella comunità La Torre. Qui ha passato 2 anni della sua vita, disintossicandosi dall'eroina non solo fisicamente ma anche psicologicamente grazie all'aiuto delle sue educatrici. Quando era arrivata qui era una ragazza madre. L'affidamento di suo figlio le era stato tolto dai servizi sociali e assegnato al padre di Chiara. Inoltre era incinta della sua seconda figlia. È strano venire qua. Ma perché è strano? Perché è strano, cioè io alla fine ho vissuto qua tanto tempo, ma io quando vengo qua mi senti a casa. E quando invece arrivi non ti senti a casa. E una volta che vai via invece è duro. Se mi commuovo. Perché poi ti dispiace andare via? Sì. Anche prima quando sei entrata. Sembrate 4 amiche? Adesso magari. Dai, sì, adesso. È sempre stato così. Dai, così sembra, Con queste educatrici hai avuto un rapporto difficile all'inizio, no? Molto, molto, perché logicamente loro devono dare delle regole che sono uguali per tutti. E starci dentro è difficile, anche perché è una persona che comunque usa, si fa i cazzi suoi dal mattino quando si alza alla sera. Non ci sono assolutamente nessun tipo di regole. Quindi dover stare a delle regole che non sono neanche le tue è difficile. Ti senti un po' inferiore, dai, quando entri. È così, eh. Ma lei quando è arrivata com'era? Il giorno che è arrivata, aveva già un po' di pancia perché aspettava la sua bimba. E, è entrata con una felpa, con il cappuccio che la copriva praticamente tutta, cioè si vedevano praticamente questi occhi spaventatissimi, quasi dicevano statemi su da dosso, cioè sono inavvicinabile, non fatemi domande, lasciatemi stare. Ma vi rispondeva male, vi trattava male? Beh, è successo anche. È successo, ma in realtà no, un po' in tutte le fasi del percorso. Sì. All'inizio perché doveva capire cosa si faceva qui, cosa voleva dal suo percorso, ci chiedeva cosa volevamo noi da lei, quando in realtà la domanda veniva rigirata. Io con la Marica ho partorito la mia bimba, è entrata in sala parto con me. Accompagnare un ospite anche in questo momento così intimo, delicato e personale è stato molto emozionante anche per me. E questo ha creato un forte legame anche con la bimba più piccolina di Chiara, che è stata per tanto tempo la bimba più piccola della comunità e quindi è stata molto coccolata. Dopo circa un anno, Chiara voleva abbandonare la comunità. Andarsene significa quantomeno interrompere i rapporti con i bambini per tanto tempo. In che senso? Lei voleva andare per rivedere suo figlio, però. Sì, però lei non poteva, c'era comunque
in quella fase di vita c'era un collocamento di suo figlio non con lei. Sì, perché le era stato tolto l'affidamento. Esatto. Quindi non, anche se fosse uscita di qui, non poteva andare a vivere con lui. Quindi tu, anzi, le spiegavi questo? Esatto, quindi avrebbe peggiorato soltanto peggiorato la situazione. C'è quel passaggio quando i tuoi genitori devono accettare che tu stia in comunità 6-7 mesi, tuo figlio a sua volta ha dovuto accettare di perderti per 6-7 mesi. Sì. No, un anno. Un anno alla fine. Un anno, poverino. Non vi siete visti per un anno? Un paio di volte? Guarda, mi viene da piangere, sono a pensarci, vabbè. Un paio di volte? Poco. Quante volte sei riuscita a vederlo? Ma no, vabbè, io ero incinta della piccolina quando sono entrata, quindi cioè non lo vedevo poco all'inizio. E lui era piccolo, aveva 4 anni, poverino. Mattia voleva stare con la sua mamma, ci stava comunque bene con la sua mamma e tutte le emozioni di Mattia venivano riversate sulla mamma. Quindi Chiara ha fatto davvero, doveva fare un gran lavoro su di sé, ma anche di accoglienza rispetto alle emozioni di Mattia. E credo che sia anche stato questo il difficile del primo anno. Pensi di essere uscita da questo problema? Sono della droga? Assolutamente sì, mentalmente e fisicamente anche, proprio lontana dalle sostanze, lontana completamente. Non mi avvicino alle situazioni e quindi le situazioni non si avvicinano a me. Senti, invece ti manca qualcosa di questo posto? Mi manca la compagnia. Oh, mi viene da piangere. Mi manca, sì. Io a casa sono da sola. Sono solo io e i miei figli, basta. È diverso. È diverso. Anche chiedere aiuto è diverso a casa. Mi sentivo meno di peso qui a chiedere aiuto che a casa. E boh. Vabbè, è un altro momento di passaggio questo, no? Sì, sì. Insomma, è complicato. È complicato, però nel percorso che hai fatto, insomma. No, ma io sono molto contenta. Ci sono stati momenti più complicati, no? Direi. Quindi queste operatrici sono state brave? Sì, ma tutte, non solo loro, anche gli altri, sono state tutte brave. Erano così antipatiche, però. Davvero. Guarda, gli ho tirato tanti quei nomi, poverine. Però avevano ragione loro. Sì, aveva ragione loro. Infatti, se io dovessi pensare adesso di fare una cosa del genere, mi scanterai giù prima. È andata bene così, comunque. Irene lavora da 2 anni come operatrice sociale nella comunità La Torre di Modena, dopo essersi laureata in psicologia. Questo in generale è un lavoro in cui non chiudi la porta quando esci da qua, vai a casa. Mai. No, magari entra quella persona che va a toccare delle corde di te o con cui entri particolarmente in scontro. Il rischio a volte è anche sentire il loro fallimento come un tuo fallimento e appunto dimenticarti che poi loro, tu sei una guida, li accompagni, ma poi le scelte sono loro, anche la responsabilità. Hai già preso qualcosa? Sì, 3 ore adesso. Non rimanere tutta la mattina a letto, adesso tra un pochino vieni giù che c'è anche la merenda, anche perché se hai preso qualcosa per il male ai denti, comunque devi mangiare. Sono le 9:15. Quanto tempo stanno qua i ragazzi in generale? Tendenzialmente dovrebbe essere 10 mesi rinnovabili, a partire dai 10 mesi si va per rinnovo. È impensabile, secondo me, dirci che a 10 mesi una persona è pronta ad uscire. Dipende dal modulo in cui sono inseriti, perché questo ne determina degli accordi con il servizio competente. Il modulo blog, che è quello dei minori, dipende dall'invio, se è legato alla maggiore età, se è legato a un reato. Mentre il percorso tradizionale ha dei tempi un po' più ristretti, per quanto diventi difficile a volte stare nei tempi canonici. Beh, loro non tanto, però... Seguendo uno dei gruppi di discussione in comunità, incontro Alberto. È entrato nella comunità La Torre di Modena 2 anni fa ed è stato inserito nel modulo doppia diagnosi.
a causa di un'overdose che aveva avuto ed un tentativo di suicidio. C'era anche quello. Io ho un disturbo di personalità con tratti borderline, narcisistici e istrionici. E quindi oltre alla diagnosi di tossicodipendenza hai un altro tipo di diagnosi, schizofrenia, bipolarismo. Come mai sei venuto in comunità? Io sono venuto in comunità per un problema con la cocaina, in particolare il crack, e gli ultimi periodi mi facevo di cocaina. In vena, insomma, con la siringa. Quanto è durato questo periodo tuo? Ho cominciato a 14 anni con le droghe pesanti, ma dopo che ho fatto un incidente dove ho perso quasi tutti i miei amici, i miei più chiari amici, uno è morto e uno è rimasto vegetale, diciamo. Sì. In macchina? In macchina, sì. Io mi sono... anche tu in quell'incidente? Sì, sì. Io ero di fianco ai ragazzi che si sono fatti male. E tu non ti sei fatto... Io non mi sono fatto niente perché avevo la cintura. Poi praticamente sono andato in ospedale perché me l'ho fatto un po' male e da lì mia madre ha scoperto che usavo cocaina. Tu sei pronto per andare? La mamma di Alberto è arrivata in comunità per accompagnarlo a casa per l'ultima verifica, cioè un weekend a passare insieme. Infatti tra pochi giorni Alberto uscirà definitivamente dalla comunità, al termine del suo percorso che è durato circa 2 anni. Nei primi momenti che cosa ha fatto? Ha cercato un consiglio di qualche amico, si è rivolta al SERD? Sistemi di contenimento uniti a inizialmente una psicologa, poi uno psichiatra che insisteva nel dire che Alberto se la sarebbe cavata da solo perché lo riteneva molto forte, molto intelligente. Sì. E invece poi a un certo punto Alberto stesso ha detto che non, da solo non ce l'avrebbe fatta e quindi ha preso in maniera autonoma la decisione di andare in comunità. Diciamo che l'ultima volta che sono andato in ospedale mia madre non è venuta, l'hanno chiamata ma lei non è voluta venire. E da quel momento lì in poi ho capito che erano fatti miei. Papà è malato terminale, quindi non... da anni, e quindi non... C'è la mamma. E come mai tua mamma non voleva più venire? Perché basta, dopo tante chiamate nella notte, notte fonda, sentire incidenti, cose del genere, ha detto basta. Io un giorno gli ho detto, mamma, cosa ci stai facendo qua? Prendi il primo treno e scappa. E lei mi ha detto, no, io vi amo e non me ne vado via. Volevo chiederti una cosa, se posso. Cosa? Allora, io prima di entrare in comunità ho girato una video intervista. Sì. Di me, mentre rispondo a delle domande legate alla droga e alla comunità, alla mia scelta della comunità. E chi te l'ha fatta questa intervista? Un mio amico. Ok. Il problema è che io in questa intervista mi faccio. In questo video di 2 anni fa, Alberto fuma il crack. L'assunzione di crack può avere un effetto devastante. Cosa rappresenta per te questo video che hai girato 2 anni fa? Non è una bella immagine, quindi forse vedere il prima e il dopo può dare più voglia di fare. Sono ingrassato 20 kg, mi sono tolti i piercing, mi sono tagliato i dread. Sono un'altra persona. Con la cocaina a un certo punto hai avuto bisogno di disintossicarti? Ho avuto bisogno di disintossicarmi perché con la cocaina tutti i disturbi, diciamo, di personalità come i miei vengono a galla prepotentemente. Il giorno del mio compleanno nessuno mi ha chiamato.
Tutti si sono scordati del mio compleanno, ero da solo. Allora ho usato tutto quello che potevo usare, mi sono spogliato, mi sono messo sulla finestra, ho cercato di buttarmi giù dalla finestra perché pensavo che mia madre fosse a scuola, una roba del genere. Invece non era a scuola, è entrata nel momento in cui mi stavo buttando e mi ha preso e mi ha buttato per terra. Beh, meno male. E da lì ho iniziato a fare il bastardo, ho iniziato a minacciarla che se non mi dava i soldi e non mi portava a prendere quello che mi serviva, cioè, mi sarei ammazzato. E quindi a quel punto è iniziato un percorso? Il percorso che è iniziato è stato un percorso per noi famiglia, un percorso con molti momenti di grande gioia, di grande felicità, alternati a qualche momento di disperazione, ma non paragonabile a quello che avevamo vissuto. Gli ultimi anni sono stati una cosa abbastanza indescrivibile. Mio nonno non si è sentito bene. Il dottor Drusiani è lo psichiatra che segue gli ospiti della comunità La Torre di Modena. Lo operano nel senso... L'uso di droga in un ragazzo come Alberto va a amplificare qualunque problema lui potesse avere prima, no? Sì, assolutamente sì. In alcuni casi, cioè, proprio l'uso di droghe determina proprio l'inizio anche dei sintomi della patologia psichiatrica. Nel suo caso, sì, credo che lui avesse sicuramente tanti traumi, tante cose da affrontare. Ti senti pronto per andare via? Assolutamente no. No? No. E allora come si fa? Gli hai detto a loro che non ti senti pronto? Loro sanno che ho molta paura. Ma lui cosa le dice? Le ha detto, mamma, sono pronto, voglio uscire o... Devo uscire nel senso che non è più finanziato il suo progetto, però credo che è un lui. Po' nervoso, sì. Perché credo, però da quello che ho capito tutti quando escono sono nervosi. Sì. Vorrebbero rimanere ancora un po', in realtà, tutti. Tutti, credo. Cioè sì, nel senso sono combattuti dalla voglia di essere liberi, però questo luogo qui l'ho sempre ritenuto un rifugio. Io vengo qui, sono molto felice, a parte che poi c'è la torre, tutta la simbologia. Cosa rappresenta la torre? La torre rappresenta la rinascita. È un luogo per me questo a cui io sono molto legata affettivamente. Io sono molto legata anche a tutti i ragazzi. Per me è come... io voglio bene a tutti qua dentro. Perché tutti hanno dato dei... perché Alberto ha patito una grande solitudine e essere qua dentro... sentirlo che faceva delle cose giuste per la sua età insieme agli altri... Certo. Era molto bello. E dopo l'ultima breve verifica a casa con la famiglia, per Alberto arriva il momento di lasciare definitivamente la comunità. Ciao Aldi! Vai Aldi! Ciao Aldi! Secondo lei i genitori e gli amici come devono fare adesso ad aiutare Alberto, per esempio? E tutti quelli come lui, che hanno finito la comunità, di nuovo tornano in città, hanno una vita davanti, però vivono in un appartamento, possono uscire quando vogliono. Bisogna marcarli stretti o... Gli aiuterei, ecco, a ricercare un po' una comunicazione sulle difficoltà che si possono creare uscendo, perché ovviamente anche se uno ha fatto un percorso, quando esce non è che ha risolto tutto. Dopo qualche giorno incontro di nuovo Alberto a Parma, insieme al suo migliore amico. Sei tornato a Parma da quanto? 10 giorni? 12, 13. Boh, sì, 2 settimane più o meno. E sei andato a vivere di nuovo con lui? Sono andato a vivere con lui, sì. È stato faticoso all'inizio perché... Eri abituato alla comunità? Beh, sì. L'ultima sera ho fatto molta fatica a portare giù le valigie, andarmene. Mi sono messo a piangere. Non volevi andare via? Volevo, ma non volevo. Cioè, mi sembrava una cosa troppo strana. Anche perché la mia operatrice, Ilaria, mi ha sempre detto che ho fatto delle scenate per andare via. E lei mi diceva sempre, ricordati che all'inizio tutti vogliono andare via,
e alla fine nessuno vuole andare via. Lui andando via mi ha detto che non era pronto, voleva restare. L'ha detto anche a te? Io penso che Alberto abbia fatto dei buoni passaggi. È anche giusto, come si fa nei ruoli educativi, a un certo punto una persona lasciarla andare. Qua lo facciamo lasciandoli un po' andare, osservandoli da più vicino. Dopo è come se, no, dovessi insegnargli a volare, ma il primo volo lo fanno da soli, senza sapere se realmente sapranno volare. Come sta andando l'uscita dalla comunità? Allora, mi ha scritto la mamma di Alberto ieri, che mi ha fatto un sacco piacere, e mi ha raccontato che la convivenza con l'amico sta andando bene, che praticamente loro parlano molto, che si stanno anche molto aiutando, nel senso che Alberto, straordinariamente, che qua è sempre stato super disordinato, sta mettendo dei limiti e delle regole. Allora? Ho messo questa la cucina, che pulisco. Questa che roba è? Da dove è saltata fuori? L'ho trovata in una casa. Le medicine, sai che lui, rispetto alla terapia che prendeva, cioè lui era abbastanza d'accordo, anche perché lo aiutava a star meglio, a dormire, così, per cui la mamma non mi ha detto nulla. E quindi insomma c'è questa anche convivenza che sta andando bene. Lo stato, diciamo, complessivo richiederebbe qualche intervento. Vabbè, ma insomma, vabbè, dai, molto bello, creativo, creativo. Ma Alef dove dorme qua? Sotto il letto? Perché cioè, non... Alberto è tornato a casa da una decina di giorni. Ora per sua mamma il problema è capire se e come controllarlo. I recuperi stradali, molto bello. Questo mi piace veramente moltissimo. Come sta? Io lo vedo bene. Ma quante volte vi siete visti? Spesso, perché ha iniziato a lavorare da 2 o 3 giorni, sì. E quindi nei giorni precedenti le serate le ha godute, credo, da quello che mi ha raccontato, ampiamente. Quindi... Ma che avrà fatto? Non è una mia preoccupazione, nel senso che ho capito che deve essere solo una sua preoccupazione. Non deve rendere conto a me, deve rendere conto a se stesso. Non ho fatto mica niente. Ma no, ma chi ha detto che hai fatto? No, cioè, nel senso, per dire che, cioè, anche se dici, ma no, anche se sono fatti suoi, non mi interessa saperlo. Sì, comunque, ma sai che non ho fatto... Ma non deve esistere più questo fatto che tu mi devi spiegare, sì. O mi devi insistere nel dire ho fatto o non, perché ho fatto. Deve essere, no? La tua responsabilità. Esatto, non mi interessa. Cioè, non mi interessa. Io lo vedo bene, lo vedo che ragiona bene, che sta bene, che è positivo, che fa le cose. Solitamente io in casa mi drogavo davanti a uno specchio. Mi piaceva guardarmi. E avere un video di me così nel subconscio probabilmente era un discorso di ricordarmi quanto dolore, quanta disperazione, quanta solitudine c'era nella mia vita, nella mia testa. Ieri sera mi hai detto che ti faceva schifo rivedere questo video, no? Mi faceva schifo vedere me. In queste condizioni, voglio dire. Sì. Cioè, anche se fumavo in compagnia, comunque era solo, non so come... Cioè, finivi di fumare e passavi la bottiglia tipo in cerchio, no? Mm-hmm. Non vedevi l'ora che quello che stava fumando la finisse, così ti tornava. Sì. Quindi state tutti in silenzio, sta tutti in silenzio, non... Non si comunica. Non si comunica, si comunica solo per proprio bisogno. Sono cambiate tante cose. Ti hanno aiutato molto le... operatrice, no? In comunità anche a cambiare. Sì, sì, tanto. Valilaria penso che sia stata quella che, essendo la mia operatrice, che mi ha aiutato veramente tanto. Ho detto ad Alberto di contattarmi, cioè se ha bisogno o se solo ha voglia di salutarci. Io ho un ex utente che è andato via da 5 anni e ancora mi chiama... una volta ogni 10 giorni più o meno. Mi ricordo che quando andò via mi disse: tu sarai per sempre la mia operatrice. Ti manca la comunità, Alberto? Per assurdo. Sì. Nel senso che a volte può andare in comunità, poi quando se ne va invece.
vorrebbe rimanere. Ma io ho trovato dei modi per ricordarmi un po' del luogo. Lavo i piatti, lavo tutto quello che posso lavare, mi faccio il letto, cerco delle cose che facevo là, pulisco tutti i piatti, cioè proprio cucino, pulisco, cioè proprio faccio delle cose fisiche. E ho cercato un gruppo per parlare, perché i gruppi sono molto importanti. E appunto dei Narcotici Anonimi, che è tutta un'altra filosofia di recupero. Quindi frequenti loro adesso? Sì. Ti aiuta il fatto di andare a lavoro adesso? Ma io ho sempre voluto lavorare perché mi piace sentirmi utile, utile e integrato nella società. La tossicodipendenza era anche un modo per essere integrato nella società, in una parte di società. Mm-hmm. E quindi adesso, invece di farmi per avere un'identità e per avere un ruolo sociale, sto cercando di avere un ruolo sociale e un'identità sana, positiva. Sì.